possibilità non in elenco, pubblico. Che Ragazzi, sfiga. tutte le impostazioni ci si sono Ma sballate. va, mi stai a controllare Incredibile, tutto e tutto il più di incredibile. tutto. Cioè, praticamente oggi non abbiamo fatto niente se non sistemare Ah. tutto per la diretta, varie connessioni internet, le posizioni dei PC. Niente. Ciao Ornella, Ornella, sei la prima, hai vinto una cassa di grazie. birra. Aspetta che Ragazzo, adesso mando un ragazzo. telegram o qualcosa. Tu parla. Abbiamo avuto dei seri problemi tutto il giorno con internet, infatti io vedo ancora che siamo frizzati. Vedo dal tuo, però non so se sei il tuo Sono computer, ok? io sono con un'altra connessione. Perché ho dovuto rifare l'abbonamento, attivare il mio abbonamento italiano del telefono italiano, perché ragazzi, una cosa incredibile. Scusate, in più si sono incrociate tutte le impostazioni di sto benedetto YouTube, che ha giustamente, ma proprio oggi ha chiesto un aggiornamento e quindi si è azzerato tutto. Vabbè, comunque, ragazzi, questo è il bello della diretta, almeno si diceva così una volta, Ciao sono sordo. Sara, carina. Alberto Ragazzi. Raggio. Ciao Roberta. Sì, finalmente si vede. Era solo un'impostazione, sai ragazzi? Non so chi è che ha detto spegnete e riaccendete. Ci ha fatto fare ancora più casino perché non bisognava spegnere. Ve lo diciamo nel caso che vi capiti. Comunque alle impostazioni non sarei comunque riuscito ad arrivare perché prima della live te le chiedevo l'impostazione, dopo non No, le fai più. impostazioni Non avanzate. le Te li tocchi faccio più. vedere. No! No, tocca no. Vabbè ragazzi, comunque bene, benvenga. Chi è rimasto è perché è fedelissimo. Ciao Gabri, ciao Donatella, Luca Bandieri, ciao Mara, Massimo Oria, ok a posto, Beh, dai, fedelissimo, dai. Red, Ci stiamo ciao riprendendo. Lele Zemo, ciao Maurizio Moscatelli, omonimo di Maurizio. Stessa panza. Non lo Spero so, di no per chiediglielo, te. chiediglielo, chiediglielo. Ragazzi, l'avete fatto il desktop? Qualche foto ci è arrivata, eh. Sì, con tanto di firma. Quando ave Se avete visto il video, quello dell'altro mercoledì, avete capito. Over the Rainbow, siamo in viaggio anche noi in Spagna. Ciao ragazzi. Bene. Ciao Stefano Marini, Salvatore, benvenuto, Alessandro, Ornella, Gianluca, Ertop, siamo pazzi dalle gare. Ma abbastanza. Maurizio Moscatelli dice esatto, quindi suppongo la panza. Grande Maurizio. Carlo Anchisi dice ho rigirato il PC perché prima l'avrà girato. Carlo, se Noi. veramente l'hai girato, sei un Grandissimo. grande. Riuni. Ciao Mauro Ticozzelli, nostro amico Comunque, novarese. ridendo e scherzando, abbiamo perso un centinaio di persone. Eravamo già a Però 140 in 5 minuti, era già un bel condominio, mamma mia, poi avevo scritto un sacco è di rilanciato su cose. Telegram il Sì, link. ho lanciato il link, ma il problema è che comunque c'era una bella foto, c'era tutto, adesso non c'è più Vabbè, la niente. foto poi la rimettiamo. Chi se ne frega, tanto siamo sempre noi, belli brutti, anzi No, brutti. vabbè, comunque, Ragazzi, ragazzi. se siete d'accordo, innanzitutto vi chiedo, se avete delle domande da fare, magari voi iniziate a prepararvi nel vostro cervello, poi dopo Ce le scrivete? iniziamo, ce le scrivete qui sotto, Ma iniziamo a piano discutere. però, eh. Con calma, andate Perché piano. a noi, cioè, questi messaggi che arrivano pam 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 pam, tutti veloci così, poi non riusciamo a leggerli, perché a me dal computer se ne vanno, poi io senza il mouse scrollo, vado su, vado giù e sparisce tutto, un casino, insomma. Abbiamo questo computer che è del 2005, non lo so neanche come fa a stare acceso. Ragazzi, guardate, guarda, non trovate Dite qualcosa di questa nuova una barba. differenza? Allora, mi sono ispirato a Federico, un ragazzo di Trieste, che ha un baffettone, un pizzetto così, ho detto, ah, così quasi mi piace come lo porta lui. Ti piace, Fede? Bene, 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 ragazzi. Allora, diciamo Cos'hai? Hai una fatto cosa. rivedere la pancia che sono scappati, no? Eh sì. Probabilmente il ricordo. Non si sarebbero connessi proprio perché qua. Vabbè, stanno tornando con calma. Non abbiamo ancora detto niente, ragazzi. Ciao Quindi, bagagliai, benvenuti. che ragazzi. Ciao Giuseppe D'Ambrosio, Pietro Pascarella. Gabriele, domanda numero uno, l'ha anche numerata, eh? Numero uno, Ostia. come state? Grazie, che bella domanda. Bene, 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 bene. Stiamo bene, bene al fresco.
Non è vero, dai. Si sono abbassate le temperature. Ciao Domenico, sei tornato e ci hai trovati nell'altra live. Eh sì, perché il link si è perso. Ma tre link mi ha fatto, no? Sì, se tu chiudi la chat, no, chiudi e riapri, ma devi fare un nuovo link. Comunque, meno male che ce l'abbiamo fatta. Perché abbiamo tante cose da dirvi in questa live di stasera. Certo. No? Allora, vediamo quanti siamo arrivati e poi partiamo. Quanti siamo? Non lo so. 87, beh, sicuramente manca qualcuno, perché... Di solito e prima erano 140 prima. Dunque, ragazzi, per vedere la live in Santa Pace con i gemelli stiamo girando con la macchina. Così non ci credo, ma veramente. C'è sempre mia madre. Mia madre mi portava in giro per farmi dormire. Sì. Detto, ho fatto tanti di quei chilometri con te. Infatti, stavo cercando di capire perché Mauri era strano. È la barba. Ha tolto la barba e ha fatto sto pizzetto. Forse anche gli occhiali, credo. Perché mi dà un'aria intelligente che non sono. Però, sono da vicino questi, no? Quindi non è che nei video di solito non se mi metto, cioè, vedo me, perché io vedo tipo uno specchio con delle scritte che passano sotto, che è la chat. Ah, pensavo che volevi dire che non vedevi loro. E assolutamente non li vedi. No. Allora metti gli occhiali. Metto gli occhiali, continuo a non vederli. Vabbè, basta che siamo in piedi. Ah, che siamo già arrivati a 5. Allora, va bene. Allora, se siete d'accordo, noi inizieremo, giusto? Sì, c'è già una domanda numero 2. Va bene, allora dai, iniziamo a rispondere. Quando passate il confine verso Istanbul, posso fare una premessa? Vai, premetti. Certe volte ci chiediamo se stiamo facendo la strada giusta. Non che ci siamo persi, Cioè, no. Non è che ci siamo persi, anche, veramente. Però vabbè, questa è un'altra cosa. Però ci sono dei giorni in cui ci chiediamo se forse non era il caso di andare in Tunisia al caldo, cambiare strada. No, ragazzi, allora adesso è arrivata l'ondata di freddo, no? E devo essere sincero, pensavo fosse un pelino più caldo, però ve lo dice una in maniche corte, sì, e no. Uno in maniche corte, sì, ma perché c'è il riscaldamento acceso dentro. Sì. E ogni tanto, perché Marina la prima opzione invece di venire nei Balcani mi ha detto, ma perché non andiamo in Tunisia? Ho detto, farmi di nuovo un viaggio in mezzo al caldo, al deserto, ho detto no, vorrei vedere magari la Turchia, così, ho detto va bene, abbiamo scelto lì, pensando, ma erroneamente, che verso il sud della Turchia ci fosse una temperatura di 20 gradi, c'è, 25 gradi, ma dove? E che in questi giorni c'è una perturbazione e probabilmente 12 gradi ci sono. In alcuni giorni fa più freddo che qua, comunque, avevamo chiesto qualche giorno fa, tramite vari social, annunciando la live, vi abbiamo chiesto di farci delle domande. Allora, adesso state facendo parecchie domande, però io ne ho già raccolte dai nostri social. Praticamente tanti di voi ci hanno già scritto in privato sui vari social e quindi io ho già un elenco di domande, ok? Quindi sicuramente rispondiamo sia a quelle, ma anche a quelle che mi state facendo voi adesso. E magari dei nostri social, ricordiamo che social abbiamo. Le ricordo i social. Abbiamo YouTube, che siete qua. Poi abbiamo Instagram, che non ci siete. Poi abbiamo Facebook, o Faccia Libro, che non ci siete, perché siete qua. Poi abbiamo TikTok. Ma non lo usiamo praticamente. Praticamente su TikTok ogni tanto TikTok. Facciamo qualche video di prova. Ma lascia stare. Non iscrivetevi su TikTok. Perdete tempo lì. Su TikTok no. Però vabbè, su Facebook facciamo dei reminder alle puntate. Su Instagram invece pubblichiamo delle cose in più, perché pubblichiamo delle foto e delle cose qualche anticipazione extra, a volte. Anche l'anticipazione, ok? Poi abbiamo, ne abbiamo già detti tre, eh? Ne ho già dette anch'io tutte. No! Poi c'è il gruppo di Telegram. C'è il gruppo di Telegram, che anche quello ha delle anticipazioni. Sì. Poi c'è il blog. Ah, okay? Sì, quello sì. Che, allora, adesso ultimamente non sto scrivendo molto, però lo tengo aggiornato per quanto riguarda la pagina di dove siamo e i nostri parcheggi. Sì. C'è una mappa molto carina, che praticamente aggiornata, diciamo, a settimana scorsa,
con esattamente i posti in cui ci fermiamo, quindi le coordinate, se cliccate si va, è una mappa di Google fondamentalmente, e vedete i posti dove ci siamo fermati a dormire con anche delle piccole spiegazioni che possono essere utili per chi appunto intraprende un viaggio in queste zone. La teniamo questa mappa già dal Marocco, quindi ci sono un bel po' di info, sì, okay? Sono tutto il giro che stiamo facendo di dove si riesce a dormire, anche perché noi siamo in un punto dei Balcani, dell'Europa, che non è, dove non è consentita la libera, no? Però voi sapete che noi facciamo solo libera, uh-huh. Ok? Quindi questi parcheggi vi possono essere utili. Detto questo, la prima domanda che abbiamo ricevuto, extra, diciamo, puntata, è stata: dove siete? Che guarda caso è stata rifatta. Allora, in questo momento siamo in Europa. Sì. Un po' più preciso. Più preciso, dai. In Grecia. Anche perché l'hanno vista nell'ultima puntata, non è un mistero. Un po' più preciso, più Peloponneso. Il più Peloponneso per tutti. Siamo nel Peloponneso, ragazzi. Siamo nel Peloponneso. Siamo vicino a una cosa che è stata costruita nel 1881. Mamma mia, ti sei ricordato le date? È iniziata la costruzione. È terminata nel 1893. Ditemi che cos'è, lo voglio scrivere qui sotto. Dai, scrivete qui sotto. Qualcuno... Dai, su, veloci. Dai, scrivete che cos'è qui sotto, dove siamo. Non vedo nessuno, Sono 12 gradi? No, non ci sono 12 gradi qua. Parlavamo che in questi giorni ci sono 12 gradi ad Antalya, in Turchia. Quindi a noi va benissimo qua, ci sta andando di lusso. Abbiamo trovato sempre bel tempo, anche oggi si stava in maniche corte, quindi fa caldo. Peloponneso, sì, siamo in Peloponneso. No, non siamo al Partenone. A no. Cori? A Donatella. A Corinto! La tua mamma lo sa. Vabbè. Vabbè, ma allora non è valido. Io ho letto senza capire che l'hai. Comunque, Corinto, siamo a Corinto. Allora, Corinto, vabbè, poi lo vedrete nel video. Comunque siamo andati a vedere ovviamente lo stretto, che è gran opera. Ma non è una gran bella città. No. È anche un po' pericolosa. Sì. Donatella è pericolosissima. Si sparano. Ma gliel'ho già detto. Infatti, ed è per questo che siamo per la prima volta... Sì. In un campeggio. No, per la prima noi, per la prima la per in Grecia? Sì. È la prima volta. È la prima volta in Grecia, sì. Non è un campeggio, ragazzi. Beh, è un ex distributore tipo autogrill, spettacolo, dove è stato trasformato, cioè rimane sempre il ristorante e tutte le piazzole attorno sono ovviamente le piazzole per i camper, con attacco della luce. Ma la cosa bella è che tutte le pompe di benzina sono state trasformate, tipo una pompa di benzina è una griglia. Poi puoi fare il barbecue, è bellissima. E poi sono delle persone veramente fantastiche. Oltretutto costa niente, perché costa 10 euro al giorno, dove c'hai lavatrice inclusa, corrente elettrica inclusa. Anche l'asciugatrice. Asciugatrice inclusa, basta. Poi stasera abbiamo mangiato lì, infatti ti giuro, c'è un sonno. Mangiato troppo? E abbiamo speso 10 euro a testa. Sì, comunque quello che volevo dire è che quando, cioè noi ci organizziamo in modo da, se abbiamo bisogno di un campeggio, far coincidere varie cose, tipo... Mm-hmm. Siamo arrivati che abbiamo usato le biciclette un po' di giorni, le biciclette erano un po' scariche, ha fatto brutto, le batterie magari erano un po' basse, i vestiti, quelli da lavare, sapete, no? Si accumulano da parte, poi si va. Quindi siamo arrivati in questo campeggio che dovevamo fare 3 o 4 lavatrici, quindi solo andare in una lavanderia ci sarebbe venuto a costare di più, perciò questa mattina anche in vista della live ci siamo fermati in questo campeggio. Bene, voglio salutare un po' di gente nel frattempo. Guarda, ormai sono arrivati 27 ci sono, non riesco a tornare indietro a tutti, anche perché noi non vogliamo mettere quella cosa lì dei messaggi lenti che non potete scrivere. Io lascio che scrivete tutto quello che volete. C'è uno che ha scritto: come va la doccia? Allora, okay. Visto che è una domanda che anche questa ci è arrivata, non so se la vuoi depennare da quelle sì. Come va la doccia? Allora, la doccia va bene, adesso che ho sostituito la pompa. Oltretutto con diciamo l'upgrade della resistenza elettrica, grazie a Federico mi ha aiutato a trovarne una, e insomma tutte le modifiche che abbiamo fatto, va bene, più pressione, la temperatura sale molto più in fretta, e l'altro giorno abbiamo messo dentro acqua che praticamente era a 6 gradi non so, facciamo un freddo della Madonna, quindi va molto bene. Abbiamo avuto però due accortezze
che è innanzitutto svuotare molto bene l'impianto, e visto che questo serbatoio me lo permette, proprio aprirlo. Lo apro così si secca anche il serbatoio, lo lascio aperto magari 24 ore. E quando rimettiamo dentro l'acqua, i primi 2-3 litri li butto via subito. E quindi faccio ricircolare subito acqua pulita, quindi i filtri lavorano bene. L'unica cosa, ma è un bene, i primi 2 filtri, quelli che fermano i sedimenti, quelli più grossi, quindi i peli, la polvere, ok, si intasano ogni 3-4 volte, ogni 3-4 docce, quindi vanno puliti. È un bene, perché nel senso che vuol dire che lavorano bene. È una rottura di balle, perché ci metti quel minuto a svitare e a pulire il filtro, perché sono filtri lavabili. Forse però svitarlo è la parte più lunga, sì, poi è di plastica, sì, tu lo prendi, gli togli quella polverina che si è fermata, sì, pensavo durassero un po' di più, invece ci sono parecchi residui proprio che ma non dipende dal filtro, dipende da quanta roba hai tu addosso. Non mi lavo, quindi sono sporco, c'è tutte le cose, però, delle magliette, però la doccia va bene, non bisogna lasciare troppo l'acqua dentro, nel senso che andrebbero usati dei filtri un pochino, cioè bisognerebbe mettere un paio di stadi in più, e sinceramente, visto che non abbiamo carenza d'acqua, ma comunque usiamo poi 10 litri alla fine, perché il serbatoio è anche un po' più piccolo, facciamo la doccia in 2 con 10 litri aperta come a casa, un quarto d'ora lei a 41 gradi, io 2 minuti a 20. Spero, allora, che ho risposto alla tua domanda. Ciao Paola Pastorello, che ci segui dalla Spagna. Domenico, cosa ne pensi della foto? È troppo in piccolo, non la vediamo. La tua foto? No, la foto, quella che mi hai mandato a me, vuole dire. Ma che ne so io? Allora, se sono cose vostre, scusa. No, se sei Domenico Cira, mi fermo lì, non dico il resto. Sì, è lui. E lui, no, la foto era bellissima, senza cap sulla panza, bellissima. Ah. Fatti e misfatti dice che ha rivisto 3 volte l'inizio. No, dopo me li leggo tutti questi commenti, perché mi fanno ridere. Allora, Gabriele chiede come sono i tortellini in Grecia. Gabriele, i tortellini in Grecia penso che siano come quelli italiani, però non se ne trovano molti. Diciamo che tu non li hai ancora provati, i tortellini greci. Ecco. Ciao camper in famiglia. Mauri, stai bene col pizzetto? Grazie, col pizzetto. Chi sei? Antonio. Anche Roberta ti ha fatto i complimenti. Brava Roberta. Mancano quelli che sono stati male. Sono stati male mentre vomitavano, mentre giravi il telefono. 4. Come sono le tigelle in Grecia? Magari. Tigelle in Grecia? No, non le facciamo. Però ho provato l'altro giorno a fare un pane, e lasciamo stare. È venuto una. Che cosa c'è? Non so, sentivo un rumore. Si è acceso il riscaldamento. Ah, ok. Stiamo usando l'EcoFlow, giusto per la pubblicità. Per quello che siamo in maniche corte, avete capito? No, c'è l'EcoFlow perché siamo fermi qua, non vorrei affumicare quello di fiaco che. Sì, in campeggio viene utile, no? Perché se accendessimo il cinebasto, praticamente affumichiamo i vicini, che tra l'altro hanno un microvan, sì, che sembra, una vignetta. No, tu guardi, senti che parlano fra di loro, così magari passando guardi dentro, non vedi nulla, tutto un punto spuntano, io non so dove cavolo dormo. Ciao Silvio Mollo. Vai avanti. Quando facciamo il prossimo raduno e la ricetta di questa mattina? 2 domande in una, perché tutte e 2 ho scritto il numero 5. Quando facciamo questo raduno? Il prossimo raduno. Il prossimo raduno, non lo so, dipende. Se venite qua lo possiamo fare qua, il prossimo raduno. Se no sarà dura. In Turchia, se no dovete aspettare un pochino, un anno almeno. Vediamo. La ricetta di questa mattina? Niente, questa mattina non c'è la ricetta. Questa mattina no, ma quella che abbiamo fatto oggi sì. Non posso poi dirlo. Uscirà. Non posso dirlo. Ti non faccio, possiamo dire niente. Faccio aspetta. Ma anche perché voi vorrete la sorpresa, ve lo dico. No. Voi vorrete la sorpresa, ve lo garantisco. Comunque, ho testato un nuovo sistema di cottura e secondo me modificheremo anche la torta. Chi l'ha provata e si è bruciata sotto, abbiamo trovato la soluzione per non farla bruciare. Te lo spiegherò. Ciao Usa, che passione! Ciao Usa! Ho visto solo adesso il post della live. E meno male che ci hai trovato nel secondo post, perché il primo è inutile. Era andato, vabbè, lascia stare. Tutto per niente, vabbè, ragazzi. Ciao Sara, ciao Jürgen. Marco. Cristina dice, ma non c'era il cambio climatico? Ma dove? Dipende, guarda. Guarda, abbiamo trovato sia caldo che freddo. Abbiamo già. No, devo dire che ha fatto. Lo stavano dicendo anche i locali. Poi parlavamo. Ciao Valteri. L'altro giorno stavo parlando con un pescatore. Ciao Roberto. E lui pescava, io no. E gli ho chiesto: ma è normale sto caldo? Mi fa: ciao, no, Dario. Fa, c'è qualche. Ma smettila. C'è qualche grado in più rispetto al normale, fa, però è una cosa, mi ha detto, ciclica. E io faccio, in che senso? Ma fa, sì, ogni tanto fa 4-5 anni più freddo, 4-5 anni un po' più caldo, fa, però fa, io è da, cioè, ho 70 anni, fa, è da quando sono nato che fa così, quindi
boh, alla faccia del cambio climatico. Vai, leggi su. Un attimo. Dai, che si annoiano. Mauri, metti antigelo nel gasolio. Sì, no, guarda, lascia stare. Che antigelo nel gasolio? Vado al caldo. Mara dice, oggi ti ho pensato, ho fatto la bagna cauda. Mara Laurenti. Buona, buona la bagna cauda. Ciao Erika. Ciao Erika. Erika Cirri. È scritto su Messenger. Ciao Katia. Ciao Rouge. Allora, vado avanti con le domande, visto che sennò vi... Cioè, vi saluto e basta. Ok. Un'altra domanda che ci avete fatto tantissimo è: quanto ritardo abbiamo nelle puntate rispetto alla data reale? Ok, se è un ritardo mentale è tantissimo. Abbiamo un ritardo che... No, proprio brutto. Ritardato. No, abbiamo più o meno un paio di settimane, possiamo arrivare a tre. Perché? Perché da, a differenza del Marocco, dove poi siamo arrivati lunghi, sto cercando di fare tutte le puntate dove mettiamo dentro tanto. Metto dentro tutto il girato, il più possibile almeno. Quindi vuol dire che quello che giriamo più o meno in una settimana, lo vedete, è una puntata. In una puntata il tempo di metterlo insieme, girarlo. Ci metto un po' di più a editarlo, perché non ho ancora il software di quei due sul bagaglio che spero che mi invii più o meno, per poter velocizzare l'editing. E poi... Sì, quindi quello che vedete in una puntata è praticamente quello che ci succede durante la settimana prima, okay? O quella prima ancora. Al massimo quella prima ancora. Tendenzialmente la mia idea sarebbe quella di arrivare, se riesco, magari a 3 settimane, /4 mi piacerebbe. Ma non per altro, più che altro perché tipo oggi abbiamo avuto dei seri problemi veramente alla connessione. Poi lasciamo stare che non siamo... riuscite a girare, eccetera, eccetera. Perché? Perché stiamo incontrando praticamente delle wifi dove il download è... Guarda, tutti scrivono, stanno chiedendo tutti in questo momento che software è quello dei bagagliai, quindi prima spiega la questione del software, che insomma, stava scherzando, spiega velocemente. No, è che vabbè, Vincenzo, ma non so, ha detto che sta editando tutto con l'intelligenza artificiale e quindi... Ma spiegare adesso, non è che voglio stargli a spoilerare, però so che stava provando a fare dei test con l'intelligenza artificiale. Ci sono dei software e ci sono delle possibilità di fare alcune cose in automatico, no? Diciamo che io ne sto provando alcuni che mi danno. Noi stiamo editando con Filmora. Sì. E adesso l'ultima versione ha dentro delle, diciamo così, agevolazioni, delle aiuti con l'intelligenza artificiale, ma tutte le volte che lo uso dico, ma va a cagare, te l'intelligenza artificiale. Sì, perché per esempio in automatico dovrebbe tagliare tutte le pause nella voce quando parlate, così magari, no? È presente? Ma... Solo che non ce la fa se ci sono chiaramente rumori di sottofondo o se voi parlate a dei volumi diversi o se siete una coppia, tante volte vi parlate sopra. O se siete da me dislessico, che ogni tanto mi escono fuori cinesi. E quindi, taglia, lui non riconosce, quindi va avanti. Quindi comunque non funziona più di tanto, però... Allora, c'è un'altra domanda che si collega a quello che stavi dicendo tu, quindi ti faccio la domanda che mi hanno fatto. Vai. Come vi trovate con internet nei vari stati che state attraversando? Allora, fino a... Come posso... Allora, prima cosa, abbiamo delle schedine dove abbiamo un roaming abbastanza buono in termini di gigabyte da spagnolo, ma ha un problema che ho riscontrato e che andrò sicuramente a discutere nei prossimi giorni. Tanto so già che non raggiungerò nessun risultato, ma ci provo. Nel senso che abbiamo 50 giga noi, anche all'estero, cosa che normalmente tipo la Iliad da 8. Il problema grosso è che questi 50 giga ti danno praticamente 1 megabyte di upload. E download 4, 5, 6, 7, sono tutti cappati, sono tutti limitati. Quindi puoi anche darmene 2 miliardi, ma se me li limiti... Quindi cosa succede? Noi con le nostre schedine, il roaming in Europa ci va benissimo per usare, non so... Sì, navigatore... Sì, cercare su internet delle informazioni, magari anche mentre sta facendo l'editing scaricare qualche canzone nuova, ma lentamente. Però quando è ora della puntata finita e dobbiamo caricarla sulla piattaforma di YouTube... Esatto. La nostra schedina ci mette circa 48 ore ininterrotte, ok? Sì, perché quindi, noi appunto a 1 megabyte al secondo. Magari abbiamo una puntata da 20 giga e tutte in 4K, quindi chiaramente è vero che potremmo ridurre la qualità, ma non ci va.
quindi siamo sempre in cerca di wifi. E come avete visto nell'ultimo video, se non sbaglio, quello che appunto è stato un po' tagliato, stiamo utilizzando appunto un'antenna che adesso sono riuscito a configurare abbastanza bene e funziona. Ma anche lì stiamo incontrando, almeno in questa parte del Peloponneso, tantissime wifi più lente della nostra. Sì, cioè che sono cioè il download 4-5, l'upload 0,20-0,30. Vado anche a chiedere al bar se è normale, ho fatto sì, fa un po' che non funziona. Cioè, non lo so, sinceramente, allora. Ma è comunque un serio problema. Tanto è vero che oggi stavo guardando Starlink, ma ho visto i prezzi che ha e ho detto ma... Allora, fino all'Albania è andato tutto benissimo perché c'erano delle wifi super veloci, sì, libere. Qua in Grecia, almeno, devo dire, nel Peloponneso. Sì, nel Peloponneso. La zona sud, no? Della Grecia, perché la zona nord abbiamo fatto, quando siamo entrati, la costa ovest, bene o male ce la siamo cavata. Sì. Da ora in poi a nord magari sarà meglio, no? Quindi, certo. non lo so. Però adesso vediamo, insomma, non è il massimo. Fare una schedina sinceramente locale per avere un upload maggiore potrebbe essere una soluzione, però adesso vabbè, sono proprio giusto questi giorni qua che siamo un pochino in crisi. Però... Poi, quando usciremo dall'Europa, comunque queste schedine non ci serviranno in ogni caso più, quindi le SIM nuove dobbiamo fare. Sicuramente faremo delle SIM o qualcosa in Turchia appena entrati. E poi sempre ci affideremo alle wifi e al software che vi abbiamo detto, che tra l'altro in Turchia è utilizzatissimo, molto più che qua, quindi incrociamo tutto. Leggi un po' che vedo un po' di messaggini degli ascoltatori. La Ricca Rock dice, mettete Starlink. Ricca Rock. È che è ricca. Tu ricca, io povero. Ricca Rock. Costano un botto. Sono tanti soldini, anche la... Ho visto adesso che c'è in Italia ipotesi una promozione, se non sbaglio adesso 40 euro lo fanno al mese, sì, non è neanche male, mi sembra 220 450, no, 450. Però adesso dall'Italia non posso prenderlo, primo. Secondo, qui in Grecia i prezzi sono completamente differenti e poi non so, spostandoti, perché non esiste in Europa il contratto RV, che è quello proprio per i veicoli recreazionali. E quindi lo faresti un po' borderline la cosa, quindi non so, mi piacerebbe però lo Starlink. Andrew dice, ma non siete i senza cap? Vi hanno dato una SIM cappata. Esatto, mi hanno dato proprio una SIM cappata. Serafina, ciao ragazzi, siete già in Turchia? No Serafina, in realtà noi avremmo voluto essere in Turchia. Il piano era quello. Ma già da tempo, eh? Sì. Pensavamo di arrivare in Turchia verso il sud, verso Antalya, che appunto ha una temperatura primaverile, per novembre. Vedi un po', oggi è il 3 dicembre. A parte dei ritardi che ci sono stati nelle cose. No, però ha fatto così bel tempo che ci siamo proprio goduti questa Grecia. Sì. Ci stiamo ancora godendo questa Grecia. E adesso che fa freddo, che in teoria dovremmo accelerare. Non possiamo. Perché stiamo aspettando una cosa. Mi tiene a bada, se no mi escono così gli spoiler. E quindi dobbiamo probabilmente restare qua 1-2 settimane ancora qui intorno ad Atene. So che c'è un followers che sappi che siamo qui in zona, prima o poi ci vediamo. C'è un ragazzo di Atene che ci aveva scritto, non so se lo ritroveremo. Comunque, Starlink è in offerta, nel vostro caso sarebbe perfetto. È in offerta, ma farcela spedire adesso in Turchia e non sappiamo neanche dove. Mara, fai così. Ci sentiamo già male con le dogane, con quelle robe, spedizioni. Mara, fai una cosa, prendilo tu, poi prendi il tuo camper, vieni qua, me lo porti e lo proviamo assieme. Ciao Monica, da Tenerife. Allora, Andrew Travel. Benvenuti in Grecia, a settembre abbiamo pagato una high speed internet in hotel, andava a 3-4 mega quando andava bene, questo Creta. Starlink 40 euro al mese, sì, ma l'attivazione, la spedizione dove ce la facciamo, cioè l'attivazione costa, la spedizione dove ce la facciamo in Grecia fare? Ipotesi, i prezzi sono anche qua 40 euro al mese, ma l'attivazione non costa sempre 4,50 più, se non sbaglio, 26 euro di spedizione. Il problema è che non ho un indirizzo e poi io, spostandomi in Turchia funzionerà, perché ho guardato le mappe e dice, in teoria no, che sarà attiva, forse. Quindi è borderline la cosa. Per quello che fate, Starlink è un investimento da fare.
sarebbe da fare, ci stiamo pensando, anche se comunque con queste antenne, queste cose che abbiamo. Beh, noi investimento sulle connessioni, perché per noi è importante, la stiamo facendo. Abbiamo preso appunto anche l'antenna della Microtik, che è stata pubblicizzata da diversi youtuber, tra cui alcuni anche famosi che conoscete benissimo. E devo dire che quello già ci ha risolto parte del problema. Il problema è proprio che qua la connettività in questo punto qua del Peloponneso è scarsa. No, perché noi con questa antenna vediamo, ma non so quante wifi, cioè tantissime. C'è stato un giorno che vedevamo alcune a 8 km, poi sì, non ce la faceva connettersi, però vediamo e riusciamo a connetterci a tantissime wifi. Il fatto è che proprio sono lente. Quella di questo ristorante, gentilmente oggi ci hanno fatto connettere addirittura con il cavo sì, di rete. Sì, sono andato lì col cavo di rete per fare la... Ma non è cambiato niente, capito? È proprio lenta 50, da loro. Cioè, ok. Allora, Alessandro, grazie Ago. Alessandro Ago, grazie, gentilissimo. Un bel caffettino. Il caffè ci sta, ma non il caffè greco però, eh. Mamma che schifo. Tu che l'hai provato, spiega un po' com'è. Caffè greco, non so se lo conoscete però... Allora, io gli ho chiesto un espresso, ma è un po' di più, se vabbè, mi porta sta tazza, è come quello anche, penso, turco. Loro prendono la polvere di caffè, la mettono in acqua bollente, mischiano e te lo danno. E tu devi aspettare che depositi il caffè sul fondo per poi berlo. Se dai quella mezza golata in più, ti sabbi proprio tutta la lingua. Insomma, e poi non è un granché. Vai. Leggi. Ello dice che... No, aspetta, che... Nei paesi dell'est la fibra è un miraggio, quindi la vecchia DSL o simile fornisce circa 7 mega in download e 1-2 in upload, è quello che stiamo vedendo. Però la Grecia io non la consideravo ancora un paese dell'est, mi sembrava di essere in piena Europa, però vabbè. Perché se è così, allora la Turchia come sarà? Vedremo. Ragazzi, non vedete più i video, no, lo dico. Ma allora, noi perché abbiamo chiamato questa puntata Ultimi Giorni? Nella copertina che adesso non c'è più in questa live, ma nell'altra live comunque. Ultimi giorni perché? Perché sono gli ultimi giorni in cui potevamo fare una live, nel senso... E tu pensa come ci siamo riusciti. Ma infatti, forse era meglio. Allora, prima di tutto, sono gli ultimi giorni prima delle feste, quindi non credo che nelle prossime settimane... No, sarete qualcuno... tutti a magna, cene di impresa... Poi, sono gli ultimi giorni che siamo qui in Europa e speravamo di avere una connessione migliore di quella che ci sarà poi, no? Scusate, c'ha l'asma come al solito. Sì, non è che mi è migliorata col freddo, comunque. Donatella, hai fatto una figlia bacata. Avariata. Poi, vabbè, sarai avariato tu. Sì. Comunque, sono anche gli ultimi giorni in cui fa abbastanza caldo, quindi siamo qua tranquilli in Grecia, ma poi dovremo correre abbastanza. Sì. Quindi non è che avremo più tutta questa possibilità di fare la... delle live, ecco, quindi ci tenevamo tanto a fare questa live stasera, ci tenevamo così sì, tanto che... Anche per darvi appunto un attimino un aggiornamento, perché comunque siamo riusciti a fare un po' tutti i Balcani e che avete visto appunto con tutti, insomma, la parte della costa, poi sì, al ritorno... Ce n'è di roba da vedere, sì, infatti. Però vabbè, comunque una bella esperienza, un cambio di culture, poi alla fine... belle, insomma, ti riempono. L'altro giorno, ipotesi, abbiamo avuto la fortuna di conoscere un signore italiano sposato con una signora greca che ci ha invitato a mangiare a casa loro. Lei ci ha cucinato la moussaka, insomma, i piatti tipici, però fatti dalla mamma, hai capito? E buoni, cioè. E poi è stato molto bello anche lo scambio che c'è stato, no? Proprio le chiacchierate. Sì. Insomma. È stata proprio una bella conoscenza, bella. Proprio una bella coppia, due persone veramente sì. Ma poi simpatiche, esatto. Gentili. E queste sono quelle cose che nei viaggi insomma ti appagano, perché poi va bene il monumento, va bene le quattro pietre, però poi il bello del viaggio è il conoscere le culture e le persone. Quindi grazie ancora della musica. Se ci stanno vedendo, magari ci stanno vedendo poi, anche loro. C'erano iscritti, quindi è possibile. Sergio e Ioanna. Capito? Sono loro. Se li vedete scritti, salutateli. Ciao la Betta. Vanni, come non esiste per i camper? Esiste, sì, step over a quello. Ma di che sì, cosa? Però step over è dello Starlink. L'ha comprato in America, non so se ha l'RV. Perché in teoria tu non lo puoi portare da una nazione. Io lo compro in Italia e lo uso in Grecia, in teoria non potrei farlo. Poi magari funziona, come adesso se non sbaglio lui lo sta usando in Marocco, che non c'è, dovrebbe essere copertura agganciata ai satelliti di Madrid. Che funziona, funziona. Però in teoria è borderline, perché non potrebbe farlo. Però, insomma.
non lo so, è ancora una cosa, nessuno rompe l'animo perché è l'inizio, però vediamo come si... Secondo me si può usare un po' dappertutto. Sì, ma sicuramente si evolve. Luigi Caiola dice, consigli per chi va in Spagna? Cosa c'è da sapere? Ma Luigi, guarda, noi arriviamo dalla Spagna, però dipende come vuoi andarci, cioè nel senso, consigli per chi va in Spagna come? Col camper? E poi dove? Cioè è una domanda un po'... Ma guarda, se vai in Spagna, qualsiasi mezzo tu usi, evita le autostrade, fai l'autovia e non fare l'autopista perché sono gratis e sono come le autostrade. Primo consiglio che ti posso dare. Due, se sei fuori dai grossi centri urbani o comunque turistici, più o meno puoi parcheggiare. Però attenzione perché hanno riempito da tutte le parti cartelli no camper, no camping. Però, come in Italia, se tu sei parcheggiato, non è che possono dirti troppo. Okay. Però non devi aver aperto neanche lo scalino, cioè no. Proprio sono esatto, tassativi. Esatto. Questi poi sono i consigli che ti posso dare se sei un camperista. Se invece sei un viaggiatore normale, vai al sud, pia un albergo e ubriacati. Vai di sangria, vai esatto, di birra che costa poco. Sì, birra lì è proprio la cagna aiosa. Vai, leggi. Allora, l'importante è usare Starlink da fermo, non in movimento, altrimenti il contratto è carissimo, forse quello è il problema. Può darsi, non lo so, non mi sono ancora informato. Fabiola, avevo visto una ditta che fornisce un apparato e SIM che ha un IP in Italia, quindi all'estero come se fosse in Italia. Sì. Oggi Link, forse, si chiamava. L'abbiamo visto, ci sono molti amici che lo usano. In alcune parti funziona, in altre no, perché comunque si appoggia sempre alle stesse reti internet telefoniche, quindi GSM, una volta, diciamo LTE, 4G, eccetera. Quindi se il telefono non funziona, anche quelle scarseggiano. Gianluca dice, qui in Turchia, sei in Turchia Gianluca? Bene, mandaci l'indirizzo e dimmi che ti vengo a trovare. Se dobbiamo spedire qualcosa. Dice che la eSIM Turk Telecom va molto bene, veloce e affidabile. Sì, in effetti era una delle compagnie che avevo visto. L'abbiamo visto, Gianluca, però ti chiedo una cosa. Ho letto che non è possibile fare hotspot con questa eSIM. Non è la eSIM. Ah sì, la eSIM Turk Telecom. Vabbè, mi sembra quello. Cioè, se tu mi dici la eSIM Turk Telecom ha un costo e va bene e posso fare anche da hotspot, quindi usare il mio cellulare per dare la wifi agli altri... scrivmelo qua perché è un'informazione che stavo cercando e non riesco a trovare. Ma dici anche però tipo quanti giga ti dà a questo punto? Esatto. Perché se ti dà 4 giga, 20 giga Non ne avevamo trovata una per 3 mesi e SIM illimitata come giga, però non mi faceva fare l'hotspot, non mi ricordo la marca. La Olafly? Olafly doveva essere, esatto. Olafly, esatto. Però comunque sono care, stiamo parlando di 90 euro 3 mesi. Sì, 30 euro al mese, cioè 90 euro 3 mesi, ok? Quindi diciamo che... Posso fare lo spot, vale. Non potendo fare lo spot, non possiamo usarla con i computer, quindi anche comprandone due telefoni, poi computer... Come li collego? È un problema. Andiamo avanti. Va bene. Dimmi innanzi. Chiedete ad Armando che c'è già stato. Abbiamo già chiesto anche lui. Abbiamo parlato anche con lui. E lui ha avuto un'altra soluzione, anche lui è abbastanza cara. 90 al mese, 90 euro al mese. Un po' troppo, mi prendo lo Starlink. Per noi è veramente troppo. Allora, visto che passerete in un altro continente, vi ripropongo il format che avevo detto a Mauri quando era venuto a pranzo dove lavoravo. Potreste fare camperista in trattoria, edizione Turkish. Ma allora, noi quando andiamo fuori a mangiare qualche volta ci è capitato di riprendere, sì, e di farvi vedere magari qualche cibo tipico. Ma non... Allora, non so, abbiamo provato anche a fare... Non ci godiamo il pranzo. No, a parte... No, no, lui vuole mangiare. No, a parte quella che abbiamo provato anche a fare qualche proprio... Addirittura ho delle puntate di ristoranti belli che ci avevano invitato a Marbella, siamo andati a fare degustazione, parlato con lo chef. Poi come aspetta, ci sono due famosi che lo fanno. Cosa mangiamo oggi, se non sbaglio? Sì, che sono molto bravi loro. Non è nel nostro, cioè le persone che ci seguono probabilmente gliene frega niente. No, ma non è nel nostro stile, nel senso che comunque noi quando andiamo a mangiare fuori difficilmente riesco a fare una foto al piatto prima che sia vuoto, ecco, diciamo così. No, però non è una cosa che... Poi ci vogliono delle attrezzature comunque, no? Sì, noi se andiamo fuori a cena, perché a pranzo è difficile, no? No, però se andiamo fuori a cena è buio, non si vede niente, non riesci... No, poi non posso mangiare col microfono a fuoco, no, okay. Poi si raffredda. E il gatto morto, il microfono, e poi il rumore, e poi c'è la musica. Mara, è una...
No. Accontentatevi delle camper ricette. Che tra l'altro ho una domanda anche sulle camper ricette. Allora, uno che ci ha chiesto qual è la prossima camper ricetta. Così la prossima camper ricetta, ma la devo spoilerare? No. Ah, la prossima camper ricetta verrà spoilerata mercoledì, nella puntata di mercoledì, questo lo posso dire. Sì, questo. Okay. Nella puntata di mercoledì vedrete un accenno alla camper ricetta di domenica, che però, che è una super, ve lo dico, ricetta, è un qualcosa che in giro non ho visto ed è una soluzione reale in camper. Cioè è proprio una cosa spettacolare. Che vi dico, useremo anche il cannello. Dico solo questo. Hai già spoilerato troppo. Dai, va bene. Allora, aspetta che faccia un altro giro di domande. Gabriele che ci aveva chiesto qualcosa. Qui mi è... Domanda urgente, nella matriciana Valaglio? Non lo so, adesso vado in cosa? Su. No, nella matriciana no, Valaglio. Allora, per fortuna avete fatto in fretta a percorrere la costa Balcania, avreste preso neve e freddo, è vero, c'è andata veramente di lusso, sì. Abbiamo sempre scampata. Dove andate dopo? Buonasera Maurizio Marina. Ciao Alberto Severi, guarda, è la domanda che avevo in lista, la cancello adesso. Dove andremo dopo? In Turchia, ragazzi. Dopo cosa? Dopo la Grecia, suppongo, no? È la stessa domanda. No, pensavo dopo la Turchia. No, dopo la Turchia, ma se non siamo ancora neanche entrati in Turchia. Cazzo, magari erano già avanti lui. Tu dici? Ma l'idea di quella di andare in Turchia, la Turchia è talmente grande che secondo noi 6 mesi per vederla sono il minimo. L'idea è quella di andare sud o comunque... Per l'inverno sud? Sì. Poi? Cercare zone più calde, ok, riparate. Magari stare lì un attimino più fermi, ma poi... Poi dopo che è passato l'inverno si andrà verso l'interno. Dove sei andato? Ho starnutito. Guarda che non è un crimine. Starnutisci. Cioè, starnutiranno anche loro. Tu non sai cosa stanno facendo loro dietro a quelle telecamere. È solo che se starnutivo partiva via la telecamera. Puoi spegnere il riscaldamento, per favore? No, perché sì, vado a spegnere il riscaldamento. Grazie, sto morendo. Non so quanti gradi ci sono qua dentro, ragazzi. Possiamo ridirlo? Siamo con la EcoFlow Wave 2 in versione caldo caraibico. Boh, spero che si sia spenta. Se vai senza occhiali sarà dura. Ok, allora. Mara, vedo che ti hanno già risposto. No, no, aglio, no, Mara, no, no, no. Si sono tutti... Vabbè, dai. La madrica. Siamo della madrica. Vi fermate alla Turchia? Altra domanda. Nì. Nel senso che... No, la nostra idea iniziale, non lo so... Perché continuano a cambiare, no, l'idea no, ovvio. Non è che ci fermiamo in Turchia. No, però la nostra idea iniziale era seguire per Israele. Cioè, prima della guerra, non è che siamo matti. E arrivare in Giordania, che è, insomma, Petra, tutte quelle cose lì, era una delle era un mette. Sogno. Vabbè. Però, non so. Marina ha letto ieri, mi fa, ho letto un articolo che dice che in 2 mesi Israele basta, ha detto che smetteranno la guerra. Scrivono tante di quelle. Se ho scritto un articolo. Le scrivono, raga, vabbè. Lo so, speriamo, sarebbe bello, ecco. Comunque, noi diciamo che valutiamo dove andare poco per volta, no? Sì. Poco per volta, quindi adesso praticamente noi in questi giorni stiamo valutando cosa visitare in zona Atene, vi dico, perché comunque dobbiamo rimanere qui ancora qualche giorno. Non sappiamo quanti giorni perché lo sapremo domani. Spero, perché mi devono comunicare il trekking, quindi esatto, spero. Quindi domani sapremo quanti giorni stiamo. Poi dopo andremo via velocemente, ma noi studiamo le tappe, i percorsi, sì, e cosa vedere. Poi non so se siamo ancora collegati, prima lo erano, però dovremmo aspettare un paio di amici, che anche loro sono in giro qua in Grecia, a vedere se riusciamo a incontrarci, magari fare il Natale assieme, il Capodanno, vediamo, sì, un attimino. Quindi questa era l'idea, o qua o poi passare il confine, non lo so. Quindi siamo un po' sul chi va là, però sicuramente diciamo l'idea è la Turchia, arrivare fino in fondo e se cambiano le cose andiamo in Israele, se no torniamo
E boh, Kazakistan, Kyrgyzstan, Kazakistan. Mauri ha saltato 8 continenti. No, ma sì, per arrivare fino là. In Kazakistan. Allora, il giro della Via della Seta sarebbe bellissimo, ok? Però ci mancano alcune cose. Ci mancano alcuni documenti. Tipo carnet de passage per alcuni stati. Per alcuni stati. Secondo, alcuni visti che sono da richiedere, da studiare, esatto. Ma non abbiamo troppo lontano nel tempo. Aspetta, secondo, la patente internazionale che mi sono dimenticato di farla. Che in alcuni paesi te la chiedono, però allora, vabbè, 15 giorni si fa. Bello. Diciamo che noi prima o poi dovremo anche parcheggiare bruto da qualche parte, possibilmente in un posto sicuro e sorvegliato, uh-huh. E dovremo tornare in Italia. Sì, l'idea magari fine gennaio, primo febbraio, fare un rientro veloce in Italia via aereo e quindi fare queste formalità. Ma vedremo. Ragazzi, vedremo. Tutto molto lontano nel tempo. Che buona la cucina greca, sì. Allora, magari poi ti scrivo per Starlink, un discorso complesso in evoluzione, è vero. Andrew, quando vuoi, il mio indirizzo di mail è senzacap.mauri, con la i normale, @gmail.com. Esatto. Comunque tutti i nostri contatti sono sempre nella descrizione dei video, se vi siete persi qualche tucca. Allora, io lo sto facendo assolutamente con mia moglie, uso Airalo. Ma che cos'è? Non stai facendo assolutamente con tua moglie, usi Airalo. Gianluca, non so cos'è, ma mi sto l'ho già sentito sto Airalo, no, non ha niente, non mi ricordo, però l'ho già sentito. Airalo. Vabbè, o sarà qualche altra cosa. Devo andare a vedere, se me lo spieghi. Grazie. Allora, avete preso il libro di L'importante partire? Noi non siamo passati in Grecia e in Turchia. No. Ci manca, ma qui siamo sempre stati quasi fuori Italia, quindi le spedizioni, queste cose pare qua. Pare che noi siamo stati fuori, nel senso che noi, cioè noi partiamo, andiamo, poi quello che succede, succede. Perché a volte veramente, cioè in Grecia, in Marocco siamo partiti con delle gomme, siamo vecchi di 15 anni, ce ne siamo accorti in Francia e continuavamo a bucare, cioè boh. Così come eravamo l'unico mezzo senza un'aria condizionata, sì, eravamo gli unici che non si potevano neanche attaccare alla colonnina perché non avevamo nemmeno la 220, non avevamo l'attacco della 220. No, perché non funzionava, era un fusibile, poi l'ho scoperto dopo. Però un po' come dici tu, alla bersagliera. Ma sì, cioè vai, poi succede qualcosa, in quel momento lo ripari. Che non è essere sprovveduti, Coglioni. Badate bene, se l'hai detto da solo. Vabbè. Ok. Allora, ma in Turchia non sono in conflitto? No, che io sappia, che cazzo. Ma forse parteggiano un po' per... Sì, diciamo che sono un pochino più filo Striscia di Gaza. Abbiamo tantissimi amici in Turchia. Sì. Sono viaggiatori che conosciamo. Che sono Airalo, bravo, hai ragione, è per quello che l'avevo letto. Cosa? Fabiola ci ha detto che Airalo sono le eSIM. Ah, l'avevo visto, ma mi sembra che avesse un costo piuttosto esageratino. Cioè, andavi sempre sui 90 euro al mese per avere tanti giga come servono a noi. Non lo so, perché questo l'hai visto tu. Sì. Cioè, il problema non è tanto poi trovare... Lei è la contabile. Il problema, purtroppo, non è solo trovare una buona connessione o una buona wifi, un buon internet, è anche trovarla a un prezzo decente, perché già stiamo spendendo più di quello che dovremmo. Ok? Mm. Infatti, una domanda che avevo nell'elenco, te la faccio adesso, era quanto state spendendo? Allora, la contabile è lei. Quanto stiamo spendendo, ve lo dice lei. Ve lo dico però in brevissimo. Perché io spendo, basta. È meglio forse che facciamo magari una puntata... Però dai, in questa informazione, scusa. Ok. Allora, io tengo i conti anche separati per categoria. Però adesso non so di tutte le categorie. Comunque, in Croazia è dove abbiamo speso di più, ok? Tipo? Una media di 48 euro al giorno. Ma non tiene i conti lei, no? Comunque 48 euro al giorno è parecchio per noi, ok? Sì. E si parla di cibo, benzina, teatro, teatri, musei, concerti. Internet, ristoranti. No, diciamo tutte le spese che abbiamo, cioè ovvio non abbiamo l'affitto, la luce e il gas, però diciamo che andiamo anche fuori a mangiare ogni tanto, non siamo... allora noi abbiamo visto parecchi viaggiatori che sono veramente... Forse è una sfida che fanno più che altro con loro stessi, no? Sì. Tipo viaggio con 500 euro al mese, bravo.
io non ce la faccio. Cioè, assolutamente. O meglio, non voglio farlo, nel senso che noi non vogliamo buttare via i soldi, però se voglio andare a mangiare una pizza, vado a mangiarmi una pizza, se no stavo a casa. Ecco. Sì. Ragazzi, comunque, a vent'anni diciamo che... lo fai, alla mia età ormai, cioè, okay. Sì, siamo già old timer, quindi... Sì. Il brodino ci vuole intanto. Quello sarebbe il meno. Comunque, vabbè, in Croazia dove abbiamo speso di più? Ovviamente, come potete immaginarvi, in Albania è dove abbiamo speso di meno, perché la media dell'Albania, nonostante... La benzina che fa paura. La benzina costa tantissimo, però il cibo costa pochissimo. Sì, e siamo anche sì. andati a dei musei, siamo andati, sì. cioè abbiamo fatto più cose che in Croazia, certo. in Albania, molte più cose. Certo. In Grecia, però... per assurdo, tutti i musei e esatto. le cose che stiamo visitando, per fortuna, in questo mese qua, è tutto al 50%. Adesso non so se è a dicembre. Sì, sì, sì. Per tutto anche l'inverno, ah, tutto l'inverno. È bellissimo, cioè quello che costava 10 euro costa 5. Se dovete farvi un weekend, per esempio, in qualche città greca durante l'inverno, so, Atene, giusto per... da novembre a marzo tutti i biglietti costano la metà ed è tanta roba, perché l'ingresso a un museo mediamente costa tra gli 8 e i 12 euro a testa, quindi in questi mesi qui li pagate tra i 4 e i 6, quindi... Non ve li facciamo vedere più, perché sono solo pietre, però. E iniziano dalla prossima puntata. Appunto. Li vedrete? Culo che ci avete. Quattro pietre le vedrete. Dai, le facciamo vedere. Commenti che poi si arrabbiano. Allora, quanto spendi senza contare Mauri che mangia? Lui dice, no, allora sarebbe. Ma 200 euro al mese. No, ragazzi, guardate che io. Noi, forse c'è un'altra domanda. Vai a visitare il Pireo. Pireo il a porto chi? Di Atene. Ah, Pireo lo dici? Oh, Pireo lo dici. No, volevo dirvi una cosa. Noi. La nostra cucina, cioè quella che abbiamo sempre fatto a casa, che ne so, il bollito, io qua ho comprato un chilo di carne che devo fare un bollito, no? Sì. Per dirvi, lo spaghetto piuttosto che la torta, cioè noi mangiamo e cuciniamo come fossimo a casa. Non abbiamo modificato molto la nostra alimentazione, cosa che invece abbiamo fatto in Marocco. In Marocco abbiamo seguito, ma proprio perché era buona, economica, sana soprattutto. E quindi diciamo che noi le nostre abitudini non le abbiamo cambiate. Devo dire una cosa, quando siamo andati a fare la spesa qui in Grecia e in Albania, no, in Albania no, ma in Grecia sì, era carissimo. Carissimo. La Grecia, cioè, la Grecia è cara. Io la Grecia... me la ricordavo un 50% in meno, la metà. Sì. È diventata cara. Poi trovi dei posti come la signora Panagioli qua davanti che con 20 euro stasera abbiamo mangiato. In due, quindi dell'agnello fantastico oltretutto. Sì. Però per dirvi ragazzi che cioè noi continuiamo a cucinare come a casa sempre. Sì, infatti qualcuno ci aveva anche chiesto che cosa mangiamo. Sì. Ma noi che cosa mangiamo? Cioè, non so, a parte le camperricette che è quello che vedete, sì. ok? Che sì, sì, sì. Se volete potete comunque sotto le camperricette commentare e scriverci che ricette magari volete. Proviamo a farle in camper, vediamo come va. E che mi tirano a fare delle cose complicate. No, però mangiamo anche cose semplici, cioè nel senso il tortellino in brodo, la pasta a sugo. Gabriele, il tortellino in brodo. Ma dai. Ma con tutto quello che c'è di scegliere proprio qua. Ma perché l'hai mangiato l'altro ieri? Mi è venuto in mente. Buonissimo. Ma perché voi pensate sempre ad altre vabbè, cose? Comunque, no, poi ma, so, adesso a parte gli scherzi, ho avuto voglia di bollito l'altro giorno, ho preso un pezzo di carne. Ma che lo spezzatino, lo spezzatino lo fa spesso. Ho fatto lo spezzatino, faccio tutte le cose. Le ecco, zucche. Devo dire una cosa però, proprio perché in questo periodo qua c'è un po' di carenza di sole, sto usando una bomboletta. Quando faccio queste, non so, devo fare lo spezzatino, farlo cucinare due ore, si usa una bomboletta di gas, perché vado in crisi con l'elettricità. Eh sì, se no la finiamo. Se forse no, qualcuno ce l'aveva chiesto come domanda. Ciao, vediamo, va. Sì. Come va con l'elettricità, ci avevano esatto. chiesto. Infatti, allora, come va con l'elettricità? Dolente nota, o meglio... fino a un settimana, 10 giorni fa, abbastanza bene. Avevo le batterie che andavano dal 70 al 50%. Devo dire che gli ultimi giorni, quando sono iniziati a arrivare giorni e giorni di nuvole, ho iniziato ad avere un po' di crisi. Quindi ho dovuto accendere il generatore di corrente, che va benissimo per ricaricare almeno la batteria una volta ogni 3 giorni, 2 giorni.
però facendo molta attenzione ai consumi. Cioè, quando noi editiamo, il computer ciuccia uno sproposito. Cucinare è lo stesso, facciamo cose molto più veloci, ok? Perché sì, siamo un po' in crisi. Infatti, probabilmente un upgrade che farò sarà, c'ho lo spazio, mettere un pannello in più. Eventualmente, ma questo magari più avanti, vedere anche di mettere una batteria in più, perché in teoria l'accumulo di batterie mi è sufficiente. Il problema è la carica, che non riesce, non c'è abbastanza sole, perché qua sì. Abbiamo visto anche da alcuni, come posso dire, software che guardano le ore di luce e la potenza, siamo proprio in una zona dove il sole è basso per poche ore al giorno, quindi c'è proprio carenza. Sì, forse le fai vedere anche nel prossimo video, in uno dei prossimi video che uscirà, ve lo facciamo vedere un po' meglio, perché mi sembra che hai parlato proprio della quantità. Però sì, c'erano molti che mi dicevano, è normale, non può essere gas free, eccetera, eccetera, è vero, io però dicevo, vado avanti per la mia strada, perché comunque soluzioni alternative ci sono. Certo, mangiare quando, fuori. Ma esatto, quando siamo un attimino in crisi energetica, o un generatore, o vengo come qua in un campeggio, mi attacco e un giorno spendo quei 5 euro, chi se ne frega. Sì, anche perché noi l'abbiamo anche messo in conto, certo. Una giornata di campeggio anche alla settimana potremmo fare, poi non l'abbiamo ancora mai fatto, però si fa coincidere appunto un po' di cose, la carica delle batterie, magari la carica delle biciclette, la lavanderia, tutte queste cose qua, le fai coincidere, fai un giorno di campeggio e via. Cioè, certo. Premesso che in Grecia comunque in questo periodo i campeggi erano quasi tutti chiusi, quindi non ne abbiamo visti un granché. A Nafplio c'erano dei campeggi aperti, ma per il resto, infatti questo qua è un parcheggio dove siamo adesso realmente, però c'è il signore che ti tira il cavo della luce dalla sua finestra. Niente, sono attaccato. Va bene, tutto ok, tutto ok. Andiamo avanti, dai. Allora, grazie Rosita, grazie Federico, saluti da Rapallo. Come si sta a Liguria? Bene, Fugassa? Allora. Oh, ma sei acceso scaldamento. Si vede che non hai spento, lascialo così adesso. Allora, grazie Alessandro. Solo a me si è messo in pausa il video. Non lo so, no, spero di no. Ragazzi, una bella cazzuola che lascia il profugo fino in Turchia. Cos'è sì. Per dire, Walter? Non ho la cassola. La cassola? Sì. No. Sì, una bella cassola. La carne in Grecia è buona. Sì. Sì. Non sei vegano, Mauri? No. No. Dopo il bollito, il tortellino in brodo caldo. Ah, questa è bella. Ciao, riuscite facilmente a trovare l'acqua per il camper oppure usate un'app? Ma usiamo sempre un'app, però devo dire una cosa, e questo l'ho fatto notare proprio a Marina l'altro giorno. In questa parte del Peloponneso, molte case fuori sul balcone o per strada hanno l'attacco dell'acqua, proprio rubinetto a livello marciapiede. Con l'aggancio anche quello rapido. Ora, non l'abbiamo mai utilizzato, perché? Perché in questo momento diciamo, noi abbiamo sempre trovato fontane in giro con un'acqua tutto di qualità. Sì, sì. Quindi non c'è mai stato nessun tipo di problema, ecco. L'acqua si trova. Date un'occhiata su Park4Night, chiaramente, che è l'app che è più completa, che è più aggiornata, che tutti quanti aggiornano, quindi... E Park4Night la trovi, senza nessun problema. Se non trovate le fontanelle in giro, guardate lì e... Vedremo in Turchia. Chi lo sa. Fede dice, per il bollito, quello di Trieste. Buona, ragazzi, lo so, ecco, quei due che ho citato prima, so che sono andati a fare, penso la settimana dopo, quando siamo andati a mangiare noi, un servizio su quel posto lì di Trieste. La Mara diceva, se aggiungere una batteria e un pannello farebbe la differenza in questi giorni di tempo incerto? Batteria no, perché ripeto, l'accumulo, pannello sì, secondo me sì. Però era cioè la mia idea, ce n'ho anche uno da aggiungere, ma era troppo piccolo. C'è la predisposizione e c'è lo spazio per metterlo. Non l'avevo messo all'epoca perché ho detto provo, infatti sono stato bene fino adesso. Comunque, se con un pannello in più tu trovi un tot di giorni di nuvolo, sì, non accumuli comunque. Grazie. Mentre invece se avessi una anche batteria in più, sì, se avessi anche una batteria in più e hai accumulato quando avevi il sole, hai magari 200 sì, ampere in più. Sì. Ok? Quindi dipende un po' da... Grazie. Quando hai 3-4 giorni senza batteria. C'è poco da fare. Ciucci. Poi oltretutto quando hai benzina sotto la usi. Ok, qua guarda, oggi è arrivato un mezzo americano enorme.
saranno 18 metri, mamma mia, e pieno di pannelli. Però la prima cosa che ho fatto è si è attaccato alla corrente, perché era secco anche lui. Ma chiaro, chiaro. Vabbè, quando arrivi in campeggio ti attacchi. Una cosa bellissima. Se riesco lo vado a riprendere e domani posto una mai foto. Mai vista su... una roba del genere. Ecco, scrivetevi a Telegram che domani posto la foto. Sì, dai, bellissimo, una roba mai vista. Mi piacerebbe andare a vederlo dentro anche, perché quando lo vedrete da fuori rimarrete... Dentro... Pazzesco. Un olandese, una centrale del latte praticamente. Esatto. Allora, Batuffolo dice: ogni quanti giorni vi spostate con il camper in media? Allora, stiamo rallentando adesso. Sì, adesso perché sì. Un po' perché dobbiamo aspettare questa cosa, un po' perché abbiamo visto giornate e posti bellissimi. Mediamente ogni 3-4 giorni ci spostiamo di un cinquantino di chilometri. Possiamo fare una media un po' così. Di più, dai. Un po' di più di chilometri o un po' di più di giorni? Di chilometri. Di chilometri. Se ci spostiamo ogni 3-4 giorni è perché dobbiamo fare almeno 100-200 chilometri. Centinaio, sì. Centinaio, se invece vogliamo proprio visitare bene bene una zona, magari facciamo 50 chilometri ogni 2 giorni. Può essere una cosa del genere. Questo piano abbiamo rallentato. L'Albania, vabbè, un po' perché si è stati male, perché si è stati fermi. Vabbè, lì c'era l'assicurazione di 2 settimane. Esatto, poi siamo dovuti correre proprio perché scadeva. E le prime parte l'abbiamo fatta veloce perché insomma la Croazia non è che ci volevano molto più bene. Ecco. Ecco. No, qua invece ce la stiamo passando proprio tranquillamente. Sì. Anche perché siamo veramente in bassa stagione. I camper sono non solo tollerati, ma proprio anche mi sa benvenuti, cioè non ti senti per niente in difficoltà a parcheggiare. No, assolutamente. E ce ne sono veramente tantissimi, tantissimi. Gianluca, a casa Dio, grazie, sì, spediscimi la mail, la leggo volentieri. Sì, infatti. Mi spieghi. Così sappiamo bene cosa è sta cosa. Sì. Fate anche la polenta concia, dice Patrizia dal Chiele, tra qualche giorno. Perché... Ce l'ho, la polenta taragna, neanche sì. Concia. Sto cercando il formaggio da potergli mettere. Qua devo dire che ci sono dei buoni formaggi, lo tzatziki, però formaggi stagionati tipo le nostre... Prossima ricetta, agnello scotto a dito. È buono, eh? Le costolettine. E se facessi un agnello differente che ho provato stasera? Che gli ho chiesto la ricetta e sono rimasto... Mamma mia, una zuppa buonissima. Fulminato. Vabbè, quella vedremo se farlo o no, non lo so. Scusate, ma ho il naso dalla carne. Perché c'è l'aria secca. Perché fa caldo. Fa caldo. Guarda, abbiamo anticipato una domanda. Murak chiede, è un problema per la Libera? No, qua in Grecia no, ma solo perché è novembre. Fuori stagione, anche qua ci sono cartelli no camping. Tantissimi. Magari in città può darsi che cerchino di farlo rispettare, ma appena fuori no. Noi eravamo parcheggiati da 4 giorni davanti a un ristorante chiuso per rubargli la wifi. Passata la polizia tantissime quelle volte, guardava e andava, proprio non si è neanche fermato, zero. Esatto. Ed eravamo storti, c'erano altri 2 camper di fianco a noi. No, easy. Diciamo da fine settembre in poi è tranquilla. Mai pensato a una turbina eolica sul tetto del camper per ricaricare le batterie? Sì, ci ho pensato. C'è qualcuno che l'ha anche fatto, ma tipo in questi giorni qua, tolto quando c'è stata la pioggia, non l'avrei mai usata. Tipo adesso non c'è vento, zero, assolutamente. Quindi è un'alternativa, sì, in alcune parti sicuramente può funzionare. Diciamo lavora molto di più quando sei fermo. Quando viaggi non la puoi usare, a parte che è pericoloso, ma non la puoi proprio usare. Se no puoi anche andare tu su a soffiare. Sì. Non, ho già capito cosa vuoi dire. Ragazzi, no. Guardate fuori onda del prossimo video. Ragazzi, veramente. Altro che turbina eolica. Mi sono superato. Un saluto da Catania. Ciao. Ai cannoni siciliani, una cazzata. Per il bollito dovete venire in provincia di Cuneo. Ah, Buegrasso, la festa di Buegrasso, ci sono. Ciao da Trento, ciao Pier Giorgio. Domanda ragazzi, aspetta. Attenzione a quei rubinetti, spesso è acqua di pozzo non potabile. Guarda Walter, abbiamo bevuto, poi noi non la beviamo, però. Ma noi di solito non beviamo l'acqua. La usiamo per cucinare, esatto. Però. Cucinare, doccia. Anche per lavare, che ne so, i pomodori, sì. Le insalate, poi me la... Un domani così. Metterò un depuratore, ma sto guardando 27.000 cose sui depuratori d'acqua, inverso, non inverso, ragazzi, ognuno ha la sua, ognuno ha la sua...
come posso dire, idea. Poi parlo con un mio amico che monta queste cose, mi ha detto, guarda, ti faccio solo vedere un filtro. Mi ha detto dietro, questo filtro può produrre cancro, perché rilascia particelle, potrebbe... Io, ragazzi, non so cosa fare. Bevo quelle delle bottiglie che compriamo e basta. Spendiamo qualcosetta in più, però spero che quella sia sana. Dato che anche in Colombia abbiamo sempre fatto così e non ci è mai successo niente. Quindi... Ma sì, poi... Poi è un cagotto, ragazzi, è un cagotto. Comunque, vabbè, dopo l'intossicazione alimentare, l'acqua infatti, forse è l'ultimo dei nostri pensieri. Esatto. Vabbè, questo dopo cos'è, 600 ampere? Io ho un camper gas free con 600 ampere l'iPhone, ok, io ne ho 400, vedi, 600 e 910 watt, ne ho 600. Un giorno al campeggio in emergenza costa sempre meno di una bombola GPL, ma sì, è quello che facciamo anche noi. Sì, ma poi non è un discorso, Alessandro, di Alessandro Ciprini, non è un discorso di costi, per me è un discorso proprio che a me fa paura il gas in camper. Allora, la bomboletta la posso tollerare perché anche se dovesse perdere non crea esplosione, però ho visto, e anche quest'anno abbiamo visto quel camper bruciato in Sardegna, e lo continuo a ripetere, è pericoloso il gas, soprattutto perché nei camper hai un impianto in movimento e sollecitato da vibrazioni. Per quanto tu metti tubi, tubicini che si tengono, ma ragazzi, a forza di vibrare, io ne ho visti alcuni che si sono spaccati. E quando ho smontato questo impianto, quello che c'era qua, l'ho preso così e mi è rimasto in mano, senza tagliarlo. Quindi era al limite, probabilmente con qualche vibrazione in più avrebbe perso. No, poi c'ha le valvole di sicurezza, tutto quello che vuoi. Però ragazzi, perché rischiare? Perché cosa? Se posso. E poi la rottura di balle nei vari paesi, l'attacco a destra, a sinistra, soprattutto viaggiando in diversi paesi inizia a avere. E il paese dove non trovi il gas, tipo Marocco, non è semplice. E quando non lo trovi te lo devi far caricare, e poi l'attacco. Via, lo levi, stop. L'altro ieri c'era una coppia di ragazzi che abbiamo conosciuto, spagnoli, avevano un van e praticamente loro avevano la bombola del gas, quella lì arancione, quella spagnola con l'attacco spagnolo legata sul tetto da mesi che era scarica, perché chiaramente non riuscivano a trovare come riempirle, quindi si sono portati la bombolona direttamente e l'hanno messa sopra il tetto. Andiamo allora avanti. Ciao Sabrina da Torino. Susanna, non addobbate un pochino il camper visto che il Natale è vicino? Ah sì, non lo so, non credo. Non abbiamo decorazioni e... Io sono molto Grinch. Lui è molto Grinch, Mauri è il Grinch, quindi Natale difficilmente decoriamo. Ma in camper... Cioè, dovremmo comprare apposta delle luci o delle cose da appendere? Abbiamo permesso, meglio, mi hanno regalato in un negozio un coso da appendere natalizio. Sì, un regalino per brutto ce l'abbiamo. Quello, per adesso brutto. Lo appenderemo. Dai, domani lo appendiamo, domani poi vi mandiamo una foto su Telegram. Mauri addobba coi salami. Questa è una cosa che potrebbe essere. Ciao Antonio. Turbine eoliche rendono poco rispetto al dichiarato. Sì, i fagioli, dice, fagioli non vi dico cosa fanno. Marco Grandi, siamo vostri fan, ci salutate in live. Marco e Cinzia da Roma, ciao ragazzi. Ciao Marco e Cinzia da Roma, grazie per essere parte del nostro venite a trovarci. È un attimo da Roma. Io leggo ma non so se capisco. Hai mai pensato di mettere DC-DC per ricaricare batteria? Ce l'ho già, nel senso quando viaggiamo noi carichiamo già battery to battery dall'alternatore. E io ne ho messi 4 e carico 120 ampere mentre viaggio senza sole, se c'è sole arrivo a 180. Noi carichiamo 200 watt o 250, non mi ricordo, 200, sì, 200 watt quando viaggiamo col suo alternatore ancora originale. Sì, sicuramente è una delle soluzioni, ma come vedi noi magari viaggiamo ogni 3-4 giorni, cioè quello è un aiuto, io lo vedo come aiuto. Nel caso dovessi rimanere senza gas, senza tutto, accendo il motore e giro come un pirla, prima o poi si carica. Però sì, anche quella è una soluzione. Poi, stesso mio pensiero, il GPL è un rischio, non è indispensabile al giorno d'oggi. Sì. Sì, è chiaro che è molto più facile, cucinate per 8 giorni di fila, però effettivamente... Battuflo 1 è un secondo alternatore? Sì. Gabriele? Sì. Aiuto.
hai un secondo alternatore? Gliel'ha chiesto Gabriele. Hai un secondo alternatore? Fede dice arriviamo. Ah, arrivate? Guarda che vi aspettiamo. Siamo qua, Allora, Agatina. Ciao, lo sai che sei una bella donna? Ma chi, lui? Grazie, Agatina. Lui? Vuoi vedermi col cappello sciolto? No! Allora. C'è una bella donna. Simply elsewhere. E dici sempre che sono un cesso. Mettimi da questa parte che è la lato migliore. Se può interessarti, io su Mercedes T1 308D ho adattato l'alternatore da 120 A. Buono, mandami una mail col tipo di alternatore e che adatta magari due foto dell'adattamento che hai fatto. Un doppio alternatore. Via mail senzacap.mauri@gmail.com. Un doppio alternatore se ci sta. E Battufolo dice no, il mio sopporta 230 A. Sti cazzi. Comunque sì, poi ti scrive, yes, volentieri. Vado avanti con le domande che avevo offline, che mi avevano mandato su Instagram. Sì, l'altro giorno ho sentito, oltretutto... Allora, no, dimmi. Sì, no, no, ma tu vai avanti, però aspetta un attimo. L'altro giorno ho sentito, avevo un'idea, ho sentito Armando di... L'Armando, no? L'Armando Nazionale. L'Armando Nazionale, che ha montato l'idrogeno sul camper, che era un po' scettico. L'avete visto che il video dell'Armando? E l'ho chiamato subito, gli ho detto, ah, aspetta un po', mi fa, guarda, adesso lo sto testando, vediamo come funziona. È un qualcosa che sto prendendo in considerazione, perché non è tanto, non è che risolve il problema del mondo, però aiuta. E quindi potrebbe. Una spinta a questi motori vecchi che non hanno più verve, potrebbe aiutare. Potremmo passare dai 18 all'ora ai 25. No, a 19. No, 19. 20 massimo. Leggi pure le altre. Ok. Max Ottavi dice, per favore, ricetta spezzatino. Oh, abbiamo la prima richiesta della camper. Vabbè, ma ragazzi, è semplicissimo, spezzatino da fare. Forse vuole vedere come lo fa in camper. Vabbè, dai, te la faccio. Però altro, lo farò col gas, perché è 2 ore e mezza. Però hai comprato la carne giusto ieri. No, faccio il bollito con quella carne. Ah, il bollito, è vero. C'è il bollito. Però non abbiamo il bagnetto. Bagnetto verde? No, facciamo solo un po' di senape. No, ragazzi, cioè... Qualcuno esperto di bollito che mi dica che si può mangiare il bollito senza il bagnetto verde. Vabbè, va a prendere il prezzemolo, l'acciuga che ce l'abbiamo, facciamo il bagnetto verde, però. Se vuoi il bagnetto verde lo fai, però tagli tu il prezzemolo. Mauri, cosa ne pensi delle batterie al sale o superconduttore? Sì, le ho viste anche addirittura adesso delle batterie alla sabbia, però vabbè, quelle sono per altre cose. Nel senso che accumulano calore nella sabbia e poi rilascio, vabbè. Ma è un'altra cosa quella. Le ho viste, non so per quale motivo, tutta un'azienda italiana, trovo che sia una gran bella idea, soprattutto perché innanzitutto non è pericoloso, poi addirittura sembra che si rigenerino più le usi, però non vedo la commercializzazione, non riesco a capire per quale motivo, se sono ancora in fase di studio, ma non ho visto una commercializzazione, una spinta in quel discorso lì, in quella strada, non capisco, però mi piacerebbe provarla. Ci sono dei sostenitori del bagnetto verde, sì. Soprattutto gente di Torino e gente della zona Piemonte, quindi la Sabrina ce lo dice, anche la rubra, che deve essere un'altra salsa, quella rossa forse. Sì, quella fatta che si mangia anche con la lingua. Non mi ricordo, però cioè, mi ricordo la salsa ma non mi ricordo il nome. E anche Domenico dice bagnetto, assolutamente sì. Grazie. La mail sì, è quella in descrizione del video, Simply Elsewhere. Sì, 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 sì. Comunque è semplice, prezzemolo, un po' di pane, un po' di aceto. Ma non la salsa, la mail ha chiesto. Ma stavo partendo. Oh, cibo, niente, c'è solo quello poi nella mente. Parte per la tangente e via. Comunque, sì, quella rossa va brava. Allora, bollito con la mostarda c'è lì. Marco Mainardi, questa non la leggo perché sennò si scatena. Panisse Vercellese, non meglio Panisce, no. Si scatena un dibattito. Panisce Vercellese, Novarese tutta la vita, quella Novarese è sporca di quelle verdure lì, non si può vedere. Ma vai, va, qua date, c'è la faida tra Vercelli e Novara. Non siete capaci neanche a copiare la Panisce. La Panisce è molto più buona della Panisce. Sì, intanto quando faccio mangio quella. È un riso e fagioli il vostro? È un riso e fagioli, ma fatto qui contro con, perché i fagioli si prendono quelli di Saluggia. Smettila. Poi si usa il salame della Duia, quello sotto grasso. Ciao Vincenzo, hai fatto tardi, non importa, sei benvenuto lo stesso, qui il condominio
accetta tutti, la riunione è anche avanzata. Tanto... Sì, dopo facciamo festa, non vi preoccupate, ci troviamo. La salsa rubra è quella rossa, brava Marina, sì, lo sapevo, l'avevo mangiata, Ti offendi, Federica, non si offende nessuno. Ti offendi se dico che hai un bel marito? Grazie. No, perché non sono sposata, quindi grazie. Non so di chi parli. Di chi parli? È sposata. Di lui? Io sono singles. Di single? Vuoi metterti sul mercato? No, che non ce la faccio più, basta. C'è a sopportarne una. Allora, Vercellese per tutta la vita. Grande. Sei Amella. Cattivo. Io cattivo perché? Mauri, non ti farò più la paniscia novarese. Se dici così non te la Donatella, faccio più. Donatella, fammi il vitel tonnesso a posto così. O il coniglio. Vabbè, ti aspetto. Dai. Allora, vado avanti con delle domande. Sì, ce ne abbiamo ancora un paio. Dai. Sì, un paio. Ci hanno chiesto come va il camper, cioè se il camper ha dei problemi. Il camper va abbastanza bene, dico abbastanza per un semplice motivo, perché l'altro giorno sentivo un rumore freni, nel senso che c'è un cigolio, probabilmente adesso li faccio controllare, guardo se sono, cosa c'è? Ah, guarda che se sono, no, ho avuto un... Ma sensazione. Sbaglia. Guarda se sono solo le pastiglie, ma ho visto due gocce d'olio nella parte posteriore sinistra, quindi non vorrei che ci fosse una perdita. Poi, in una discesa molto lunga, e per quanto ho cercato di fare freno motore, ma i freni ho dovuto toccarli, sono andato lungo un paio di volte, nel senso che hanno scaldato, quindi ho dovuto pompare per riprenderli, e non mi è piaciuto, e ho visto che si abbassa un pochino l'olio, quindi probabilmente quella perdita di devo controllare. Quindi adesso non so se farlo domani, una cosa che faccio, cerco un meccanico per fargli dare un'occhiata. E poi mi sembra di sentire un rumore, una ruota, quindi un cuscinetto che sta iniziando a fare un po' di rumore. Spero sia solo un cuscinetto, non sia l'albero motore, che magari va ingrassato, non lo so. Devo da fargli dare un'occhiata. Ecco. Allora, mentre noi viaggiamo, praticamente Mauri apre il finestrino, mette fuori la testa e fa, senti? Ascolta, apri di lì, apri, ascolta, ferma, silenzio, di lì, cosa senti? Tutto così, no? Quindi... Beh, ragazzi, ci devo dire una cosa, questo qua, quello che ho notato io, il caldo a questo vecchietto gli fa bene, a questo camper, perché sì. In Marocco col caldo andava che era un piacere. Col freddo, probabilmente le dilatazioni sono di più, cioè, o meglio, non dilatandosi gli spazi sono più ampi. Non lo so, ma penso che anche lui ami più il caldo che il freddo, ecco. Però vabbè, gli faccio dare un'occhiata, ragazzi. Cioè, manutenzione, arriviamo quasi a 200.000 km adesso, quindi abbiamo fatto circa 18.000 km quando l'ho preso. Sì. Quindi ci sta che magari, che ne so, c'è un cuscinetto che fischia o ci sono i freni che sono da fare. L'avevo fatto i controlli in Marocco, ma avevano detto che era buono, però qua abbiamo fatto anche parecchie discesone. Comunque, sì, in Albania le strade erano belle ripidine, no? Sì, ma anche sì, qua sì. In Grecia, ragazzi, nel Peloponneso ci sono delle montagne piuttosto impervie. Bisogna fare attenzione, se non sei, se hai i mezzi vecchi, non sei un bravino a guidare, sei un po' inesperto, la rischi, scaldare il freno qua ci vuole un attimo. Dunque. Sì. Altre domande che vedo qua? Mari. Stavi per dare la ricetta del bagnetto e io ti ho bloccato. Ma non la sai a memoria, dai. Sì, sai, no, gli ingredienti, ma non le quantità. Beh, quantità, ma non è mai semplice comunque. Vabbè, ragazzi, il bagnetto verde è facile. Dai, lo cercate su internet. Prezzemolo, aglio, olio, aceto. Prezzemolo, aglio, olio, aceto. Pane, raffermo, aceto. Ma devi dosarlo bene, poco, per bagnare il pane. E vabbè. Poi triti tutto e viene fuori il bagnetto, un buono spettacolo. Ci serve solo il prezzemolo, insomma. Sì. Anche il pane raffermo, perché tu mangi pure quello secco, quindi non ne abbiamo. Vabbè. Sempre colpa mia. Che mangia tutto. Ah, sì. Buonasera, siete bravissimo. Anche io ho intenzione di comprare un camper a prezzo basso, anche se ho un po' paura, dice Memi Junior. Dovresti aver paura dei prezzi bassi, perché se sono troppo bassi... C'è la fregatura. Beh, consiglio, se devi andare a comprare, sei un po' inesperto, cosa che ho fatto anch'io, vai con una persona. Una persona che magari è un meccanico, uno che se ne intende un po'. O anche solo un camperista. Che inizia a guardare, esatto, nei posti giusti. Poi la sfiga ci vede bene. Sì. Quindi... Però
potresti evitarti parecchie cose che sono successe a noi. Se guardi i nostri video vecchi, se hai voglia di guardarti i nostri video vecchi, che sono video di un anno e mezzo fa, c'è tutta la ristrutturazione, la playlist, no? Camper Extreme Makeover Edition, no? Che quindi ne abbiamo fatte. Venti. Allora, batterie al sale non sono adeguate per RV. Perché? Non so. Non lo so, Gabriele, poi me lo scrivi via WhatsApp. Sabrina dice, non vi manca mai avere una casa tradizionale? No. No, Sabrina, questa è una domanda che ci siamo posti noi per primo. E comunque la risposta ce la siamo dati, nel senso che adesso la nostra voglia è quella di viaggiare, di conoscere cose nuove, e ti dico che questa qua è la nostra casa, ed è, gli spazi che ha, è talmente confortevole che la chiamiamo casa, più di una volta. Sì. Cioè, siamo in giro, dico, andiamo a casa. Perché è realmente casa nostra. Qualora avessimo bisogno di uno spazio, un bagno, un rilasciarci con una veranda o non lo so, abbiamo detto, dove siamo? Scegliamo un posto carino e ci fermiamo magari per un paio di mesi o sei mesi, che ne so, magari andiamo ad Antalya, Antalya ci piace così tanto, affittiamo una casa per sei mesi, per dirvi, no? Cioè, quello... Per adesso diciamo che non abbiamo mai sentito la necessità di dover avere una casa oltre al camper. Ma la voglia di viaggiare è talmente tanta, sì, che... Stare fermi in un posto è, no, per noi in questo momento sarebbe veramente un, sì, sacrificio. Ecco. Pensa che quando noi ci fermiamo già 3-4 giorni nello stesso posto, gli dico, andiamo, perché insomma, già stufato questo panorama. Tipo oggi invece ieri siamo venuti qua in questo campeggio, ho detto, avevo proprio voglia di fermarvi un attimo. Scusate, vediamo che sbadiglio di voi adesso, è partito così. Ok. Allora, quanto pesa brutto? Che bastardo. 3500, 400 e qualcosa. Non ho ancora messo sulla bilancia, ma più o meno il peso è quello. 3 tonnellate messe. Dunque, per i freni, ma no, guarda, quando muovo va giù tutto. Per i freni può essere anche l'olio dei freni, se è vecchio. L'ho cambiato, almeno l'avevo fatto cambiare al meccanico, credo che l'ha fatto. Di solito il mio meccanico non mi prendeva per il culo, però... Ma penso che sia, ci sia una perdita, oppure magari nelle ganasce dietro, perché è dietro, si è non so come dirvi, ha un pistoncino all'interno che potrebbe perdere, non lo vedi fuori, ma non frena praticamente. Vabbè. Vediamo, visto che dobbiamo stare fermi qualche giorno, forse è anche il momento giusto per cercare un, sì, meccanico, e faccio dare un'occhiata, vediamo un attimino. Le batterie al sale per ora sono accessibili solo ai professionisti, perché dimensionare l'impianto non è così semplificato come quello al litio. Immagino. Non ho mai approfondito questa cosa. Caldo o freddo, lo hai messo su proprio bene, complimenti. Grazie. Però ci avevano fatto anche un'altra domanda su Instagram, ci avevano chiesto se temevamo di più il caldo estremo o il freddo estremo. Allora, controversia. Allora, per brutto, ripeto, il freddo non gli fa bene, quindi non vorrei portarlo a sotto zero, assolutamente. Motori vecchi così, magari è più difficile da partire, poi dentro comunque è un olio abbastanza spesso, quindi per il caldo, che è il 15, quindi non vorrei portarlo via, poi... diventa difficile, pastoso, no? Ma all'inizio. Anche l'acqua, io avrei paura anche, sì, dei, cioè... Poi non siamo pronti per il sotto zero perché abbiamo dei tubi esterni, ma volontariamente non li ho coinventati perché non è la nostra idea andare al freddo, se no magari ci possiamo passare a 0 gradi, ma non succede nulla. Siamo arrivati a 2 gradi un paio di settimane fa, che era arrivata un'ondata di freddo, sì, alla notte era sceso tantissimo, 2 gradi alla mattina avevamo, però poi nel giro di mezz'ora siamo, sì, arrivati a 22-25. Sì, quello non ci sono degli sbalzi, quindi chiaramente non si congela nulla. Ho visto youtuber che sono a meno 20 gradi, gli si sta congelando tutto il camper, ma vabbè ragazzi, cioè, se vai lì devi andare preparato, però vabbè, non voglio stare lì a fare queste polemiche. Quindi io sinceramente preferisco magari freddo, nel senso che mi piacciono i climi un pochino come più Maurizio. Freddi. Sì, io come Maurizio. No, io come Marina preferisco il caldo. Però... finendo, per brutto, e se è un caldo tipo quello del Marocco, secco, va benissimo, anzi ottimo, perché proprio ti asciuga le ossa, stai da Dio. Quei caldi afosi tipo Pianura Padana, no, ecco, quelli li odio, no, quelli proprio, quelli che stai fermo su di, no, quelli non li voglio vedere. Però se andiamo magari verso l'Asia, Thailandia, quella zona lì, te le beccherai. Ok,
Allora, Zacca e Spea dicono: fatto ingrassare i 4 punti che vanno a lavorare nei tamponi delle ruote anteriori. L'ho fatto l'altro giorno, erano completamente asciutti, ci sono 2 ugellini per parte. Aspetta, ripetimi. 4 punti che vanno a lavorare nei tamponi delle ruote anteriori. Ok, sì. Che erano asciutti, per, a lui è capitato. Ok, sì, ho visto gli ugellini e infatti era proprio quello che volevo fare, tra cui anche l'albero motore, che secondo me c'è anche quel supporto, non so come spiegarti, dell'albero motore a metà, che secondo me va ingrassato anche quello. Però sì, infatti è una delle cose che devo fare. Geobio, questa Geo. È una bella domanda, ma non so chi risponderà. Secondo voi vivere in camper in maniera permanente ha migliorato il vostro rapporto di coppia? Oddio, dalla litigata dell'altro giorno? Magari no, o magari sì. No. Allora, c'è tanta gente che va a vivere in camper e ultimamente e si lascia. Si è litigato ultimamente molta gente. Molti si litigano. Abbiamo sentiti, boh, non so, io quando... faccio una, però adesso faccio lo scherzo. No, scherzo. Non diciamo, no, beh, in Irvan chi l'ha più sentiti? Ragazzi, allora, quando uno sparisce da YouTube, no, come coppia... Spero che sia solo magari un litigio. Che motivi ci possono essere? Non lo so. Mille, cioè i fatti loro. Che è d'agosto. Ognuno si fa i fatti suoi, scusa. Ragazzi, può succedere. Allora, cosa succede nella coppia? Allora, stare... Noi devo dire una cosa. Da che lavoravamo in aziende diverse, ci vedevamo solo la sera, siamo andati in Spagna a vivere assieme a lavorare assieme per 10 anni, 8 anni, poi pandemia, cose varie. Comunque, stretto, ci mandavamo a cagare, ma dalle urla, Io ho preso dei coltelli e li ho lanciati in cucina, che qualcuno probabilmente ha rischiato anche la vita, no, ma proprio perché è così. Però la bontà è che lei sopporta veramente bene Maurizio, nel senso che a volte, poi dopo 5 minuti mandiamo giù, se io ho sbagliato nel limite del possibile lo capisco, gli chiedo scusa, perché non ho problemi a chiedere scusa se sbaglio, e non ridere perché è vero, no? A volte non lo capisco di aver sbagliato, e quindi è lei che me lo deve insegnare. No, però vabbè, no, a volte raramente, poi ho anche le mie convinzioni, ci mancherebbe altro, no? Ma capita, forse ieri ci siamo andati a cagare, forse stamattina o stamattina, non mi ricordo. L'importante è dimenticarsene. No, l'importante è discuterne, cercare di trovare fra virgolette una soluzione e poi passare oltre, perché ci sono delle fondamenta solide. Noi diciamo che abbiamo fatto tanta pratica, no? di stare insieme e dover avere a che fare anche lavorativamente l'uno con l'altro, e quindi avere magari anche opinioni diverse, e tempistiche diverse e cervelli diversi. Quindi ovviamente abbiamo fatto tantissime litigate, e quegli anni lì del ristorante, lavorare gomito a gomito, non è servito tanto. Ci è servito, ci siamo diciamo preparati a litigare e poi lasciar passare, sì. Okay? Io non vedrei una vita senza Marina, sinceramente. Dammi l'accendino. È vero. No, è vero, perché è una parte che mi compensa tanto, cioè mi sopporto, ma io lo dico proprio, mi sopporto, perché a volte sono un rompicoglioni. È così, ragazzi, anche lei. Infatti, aspettavo dopo la sigla. Poi dopo lei è rosa e fiore. Va bene, dai, andiamo avanti. Tanto non me la dà lo stesso. E minanza. Allora, questo mi spiegava il ragazzo che sta studiando l'impianto. Ah, la questione del sale, ok. Vabbè, sì. Sì, è un discorso lunghissimo. Ciao piemontese, un saluto da Omaha, Iowa. Nevica? Vai. Sti cazzi, no, meno da voi. Anche sulle Alpi da noi in qualche posto nevica. Michele dice: a Memi Junior fatti accompagnare da un esperto, infatti li trovi anche sui canali YouTube. Addirittura ci sono anche gli accompagnatori a pagamento adesso. Per che cosa? Per andare a scegliere un camper. Ma dai, non lo sapevo questo. Ah, la Sabrina ci ricorda che ci va anche l'uovo sodo nel bagnetto verde. Sono 2 teorie, eh? Non è vero, non è vero, non è vero. A me piaceva quel uovo. Sì, l'avevo provato anche quella lì, però sono due strade. Ciao David, quanto tempo! Dai. Ti sei informato per l'idroguida per bruto? Ah, sì, mi sono informato. Vero. Allora, non esiste nulla, assolutamente nulla di, come posso dire, certificato. C'è qualcosa di elettrico modificabile da altri impianti, tipo, che ne so, lo prendi dalla Kia o qualcosa del genere. Il problema grosso è che
nessuno ti garantisce che funzioni, nel senso che le modifiche assolutamente no. Se questo impazzisce, inizia a girare, gira. Non hai, come posso dire, via di scampo. Quindi ho detto, vabbè, tanto la cervicale con le punture più o meno l'ho messa a posto. Mi faccio un po' di spalle. È vero, avanti. Questo discorso qua non l'abbiamo mai più affrontato. Cioè, eravamo rimasti a giugno e luglio che praticamente non riuscivi neanche più a guidare e andavi a fare l'ozonoterapia. Poi... Ragazzi, l'ozonoterapia mi è servita. Mi è servita, mi ha seccato queste tre ernie che avevo alla cervicale. A chi può essere interessare questa cosa. E devo dire, faccio sempre degli esercizi per stirare il collo, per tenerlo sempre in movimento. E devo dire, magari non mi spacco più a guidare magari 400 km in montagna, perché lo metto sotto sforzo. Diciamo, però devo dire che mi è sparita la nausea, che era la cosa molto che meglio, mi, che era, mi molestava di più. Mi si dice in italiano, mi dava fastidio. Mi dava fastidio. E va bene, niente, devo sempre cercare di stare rilassato. E devo dire che guido anche in montagna, insomma, senza grossi problemi. Poi... Però cerchiamo anche di evitarle le strade troppo montuose e tortuose. Se non sono, cioè, proprio ad andare a vedere qualche paese spettacolare che dice vabbè, devo proprio andare là, allora ci vado. Anche a fare la traversata e venire qua, ho deciso di prendere anche un pezzo d'autostrada, sì, ci è costata 20 euro, ma chi se ne frega. Ragazzi, un'ora e 20, non dico di rettilineo, ma di un'autostrada, contro 4 ore di tornanti. Che sono belli, ragazzi, però con un idroguida lo fai, senza un idroguida... O con un problema fisico, ecco. Ragazzi, sfido chiunque a farlo. Diciamo che... Bene, sono tornato! Sono tornato! Mauri, hai trovato un'alternativa all'anguria per i semi? No, continuo a spararli. Non ci sono più angure. Ma aspetta, arriverà. Faremo una bella battaglia. Sbadiglio... Al prossimo raduno faremo la sputazzata di angure. Battaglia di anguri. Lo sbadiglio è contagioso. Ah sì? Allora, Paola Pastorello dice, a parte... Aspetta. Ehi Siri, metti un timer. Dai. A quanto si è accesa? Dai che poi ti sia parte il tempo. Veramente. Allora, a parte l'adattarsi, qual è lo stato in cui vi siete trovati meglio e quale peggio e perché? Aspetta, allora. non ho capito, ma la ripeti. Qual è lo stato in cui vi siete trovati meglio e quale peggio? Perché non è difficile, eh? Ah, lo stato! Sì, però voglio dire una cosa. In questo viaggio in camper non abbiamo visto tantissimi stati, ok? Però no. Lo stato in cui ci siamo trovati meglio... Marocco? No, l'Albania. Sì, a te ha colpito parecchio l'Albania. Ma è piaciuto un sacco. Ma io non lo so, l'abbiamo passato talmente veloce che non quel poco posso che... dire. Però... Mi è piaciuta, non posso dire altrimenti. Allora, però... il Marocco è stato spettacolare in termini... Allora, è entrata nel sangue proprio la sabbia. Sì, esatto. Però è stato duro, è stato anche difficile dormire, per esempio. Sì, semplicemente dormire, perché ci sono tanti cani, tutti questi rumori, tutti questi che ti vengono a chiedere i soldi in ogni momento, gente che ci mandava via... il deserto, però le dune, i paesaggi, la gente, il cibo, i profumi, gli odori, cioè sono tutte cose che ti rimangono stampate per la vita, sicuramente. Sì. Però mi chiedo... C'è l'Albania e Europa. Non è Europa. Sì, Europa. Sì, qual è lo stato in cui vi siete trovati meglio? Vabbè, io dico Marocco. Vabbè, comunque. E quale peggio? Dico Marocco. Peggio l'Italia. Io so che mi odierete. Ma non abbiamo girato in Italia, no, dai. No. Puoi dire, non possiamo peggio, beh, i primi, ragazzi, quando... la Croazia, ragazzi. La Croazia, chiaramente, non avendo parcheggio. Peggio posti, poi, non è che... È difficile da girare per un camper. Sì, difficile da girare, non puoi parcheggiare... Non sei benvenuta, almeno non questa è la sensazione. Non puoi neanche sostare. Smettila, non fai sbagliare anche a me. Non puoi sostare neanche su una strada laterale se ti vuoi riposare. Non puoi fare niente. Sì, in bassa stagione lo puoi fare, quei limiti che abbiamo dovuto affrontare noi. Per esempio, non abbiamo potuto vedere Dubrovnik, non siamo riusciti assolutamente a avvicinarci. Allora, non è che ci siamo trovati male, però se devo dire un paese... meno ospitale, diciamo non così. Tornerei in questo momento, no. Non ho voglia di rivisitarlo perché
mamma mia, dato... Poi io ho grande speranza, un po' nella Turchia ovviamente. Beh, ovvio. E poi anche quando faremo magari un ritorno alla Romania, quelle cose lì, secondo paesi me... Paesi interni, un sì, po' più... Sì. Però la parte rurale, così, secondo me, sì, può avere sì, delle... sì. Però della Turchia ho delle grosse aspettative, spero di, insomma, anche perché me lo dicono tutti, che proprio ti aprono le porte. E mi piacerebbe tanto andare in Iran. Iran è davvero uno spettacolo, la gente. A me piacerebbe andare tanto anche in Georgia e in Armenia, che sarebbero lì, e dopo la Turchia possibilmente faremo anche quello, se non riusciamo ad andare in Israele. Se quando sarà Israele sarà ancora in guerra, non andremo in Israele, ma... Georgia e Armenia li faremo. Poi, come avevo detto all'inizio della live, la via della seta potrebbe essere una opzione, però vedremo tutto. Quanti chilometri avete fatto con il camper e quanti chilometri adesso e come siamo a consumi? I chilometri con il camper sei di 18.000. Siamo più o meno a 200.000. I sì. Consumi di brutto? Consumi di brutto non ho fatto gli ultimi calcoli, però penso che stiamo viaggiando intorno agli 8. Di media più o meno gli 8. Sì. Non dipende, poi se c'è una montagnona da salire, quella volta lì fai i 6. Poi, no, vabbè. Però una media fatta negli sì. ultimi 2 o 3 mesi sono più o meno. Sì, più o meno gli 8. Devo dire che sto consumando bene per almeno per il camper che è bene. Non è tanto, non è poco, ma mettendo quell'impianto di idrogeno potrebbe guadagnare un litro, magari farei 9 e avere un pochino più di sprint. È una cosa ancora da vedere, ci sto così studiando. Occhio ai cilindretti dei freni a tamburo. È quello che ho paura. Ho ciao paura Pablo. Anch'io. Walter, avevo un Mercedes 309 dell'84 al tonale, nessuno dei mezzi nuovi partiva, lui scaldate le candelette 2 volte è andato. Grande. Beh. Lo so, però è che il freddino... Col freddo, tutta la metallo che batte ping. Possiamo dare un piccolo spoiler che poi lo vedranno probabilmente, non ne abbiamo mai parlato perché è una stupidata. Cosa? Però lo vedranno in qualche puntata, noterete un pezzo di scotch americano sì. fuori da bruto sul vetro anteriore, ok? Sì. In alto c'è un pezzo di scotch americano, non è di bellezza per quanto sia meraviglioso, perché è bello però cosa è successo? Con il freddo di questi giorni e il caldo del Marocco, esatto. Si è seccata la gomma. La guarnizione si del vetro si è ritirata in un punto. E quindi praticamente il vetro in quell'angolo lì, ritirandosi, ha un filino. E l'altro giorno pioveva e ho guardato così la mattina, guarda, ma c'è l'acqua sul cruscotto. E guarda, e c'erano delle gocce che cadevano dentro dall'interno. Entrava acqua, proprio un buco. Sì, c'è okay. Se viaggi senti l'aria. Esatto. Infatti io ho messo lo scotch americano e via avanti. Adesso non so se si potrà cambiare sta guarnizione, se si trova, penso di sì, però quando troverò un amico Vanni in Carglass che mi trova la gomma, rientrerò in Italia, andrò dalla figlia e me lo farò cambiare gratis. Sì, certo. Ma anche perché guarda che deve essere un lavorone tirare giù quel vetro lì davanti, Non vorrei proprio perché toccarlo perché si rompe. Il nostro TV panoramico esatto. È veramente grosso. Ma adesso io metto quella guarnizione lì, no? Cioè non lo tocco, massimo un po' di Sikaflex e via. Figurati. Allora, stai tranquillo con bruto, ingrassatore, albero di trasmissione? Sì, l'albero di trasmissione secondo me va anche lui un po' ingrassato. Mia moglie ha fatto la zonoterapia e confermo, anche se il dolore le ha calato drasticamente, poi con dieta e ginnastica. La ginnastica è perfetta, è la dieta. È una cosa che, madonna ragazzi, mi piacerebbe però come hai fatto? Gabriele ci ricorda le dune sul quad. Spettacolo. Parte ragazzi. Abbastanza clou Gabriele, del viaggio. Io piango ogni volta che vedo quel video. Era e me lo riguardo. È stato emozionante. Ce l'ho qua. Qual è il colmo per un granata? Parcheggiare a modo Juve. E com'è a modo Juve? Aspetta. Non lo so. A mondo Juve, non è modo. A mondo Juve. Questo è domenico, ma cagare, domenico. Allora, Alessia. Ciao ragazzi, siete una coppia bellissima, secondo me vi integrate a vicenda. Bacioni, grazie. Grazie Alessia. Anche in Italia i camperisti non sono i benvenuti, divieti ovunque, dice Fabiola. Sì, ma penso che sia proprio una emanazione della comunità europea, perché hanno intensificato e messo da tutte le parti. Sono proprio cartelli. Nuovi, sì, nuovi sì, di sì. Pacca. Per me Grecia è tutta l'abbiamo trovato la vita. Anche rotto e bruciato, quindi. Sì, vabbè.
La Turchia? A noi è piaciuta tantissimo, non vediamo l'ora di tornarci e stare a lungo, vi piacerà. La Betta, che giro avete fatto? E così, giusto, scrivono. Ah, c'è un sacco di cose da vedere, ma poi noi ci muoviamo in base al clima. Mauri guarda il meteo tutte le mattine, noi facciamo la ruta in base al meteo. Ma intanto fino adesso andrà bene. Esatto. David, Mauri, sono contento che stai meglio, ma la zonoterapia è dolorosa? Controindicazioni? No, controindicazioni non ne ha assolutamente nessuna, perché è un arricchimento di ozono, quindi ossigeno. Non ha quindi controindicazioni, è dolorosa? Sì. Devi trovare però una persona che sia in grado di farla, cioè che sia bravo medico, a farla. Medico bravo. Oltretutto in Turchia mi ha detto che ce ne sono, mi piacerebbe fare un richiamino, perché me l'ha detto il mio medico. A me facevano 12 punture nel collo, qui dietro, quindi vicino a terminazioni nervose, e praticamente entro nel muscolo con un ago che ha dentro arricchito ozono. Non vedi nulla, se magari ti pieno per il culo ti sparano dentro aria. È una siringa praticamente con dentro aria, voi vedete vuoto, esatto. No? Io guardavo mentre gliele facevano e dicevo, ma il cavolo gli sta iniettando che non c'è dentro niente, non si sa se... E le iniezioni nel collo fanno male. Metti ghiaccio la sera e il giorno dopo, ragazzi, come se ti avessero spaccato, come se fai uno strappo muscolare, cioè ti spacca proprio il... C'è anche Sara Pintus che ci chiede informazioni sull'ozono. Noi non siamo una conferenza medica, no. Però possiamo dire quello che è successo a lui. Sì. Questo ozono, che è aria, va dentro nel muscolo, quindi praticamente cosa succede? Che il tuo muscolo si... apre, no? Come dire? Sì, hai queste diciamo bolle, bollicine. Sì, infatti mi è capitato di toccare la parte e tu senti proprio come se frizza, ok? Se tu tocchi la parte. E poi cosa succede? Queste bollicine qua vanno di solito dove c'è l'infiammazione, infatti si fanno localizzate per questo, e lì la bravura del medico. Quindi vanno, e ipotesi per me, l'ernia cosa fa? È arrivato a queste bollicine e con l'arco del tempo le ha assorbite e quindi ha ridotto l'ernia, che era quello che mi premeva sui nervi, eccetera eccetera. Ora il mio medico mi ha detto, bisogna saperli fare, perché mi fa, io l'altro giorno ho sentito una cliente che è venuta qua nuova e mi ha detto, no, io l'ho già fatta la zonoterapia, ma mi mettevano una mascherina con l'ozono qua e mi passavano. E io ho detto, signora, non serve nulla quello. Infatti, perché? Perché con l'iniezione rimane dentro e va. Poi mi ha spiegato l'ozono da cosa arriva, come l'hanno scoperta. Ragazzi, io, se volete, vi consiglio il medico, ma è nel Vercellese. So che non sbaglio, è fra Milano, Vercelli, non so se da altre parti. Vabbè, se avete bisogno scriveteci in privato. Sì, scriveteci in privato, io vi do il nome, e se siete in zona o volete sentirlo, chiamatelo. Perché a me ha fatto, mia mamma l'ha messa in piedi, che anche lei aveva un problema di schiena, sulle colonne vertebrali, non camminava più, e l'ha rimessa in piedi. E quindi, insomma, io ho già visto, a me ha fatto bene, a lei ha fatto bene, e ho visto tanta gente. C'era una signora nella sala d'attesa, mi ha detto, io sono anni che lo seguo, dove va? Quindi, è così. Se posso aiutare qualcuno, why not? Pablo A dice, Griset, sta parlando con Mara, non so, le chiede, sì, ma anche di altre Fiat. Ma sono stato bloccato, non so, si stanno facendo dei discorsi tra di loro, noi non c'entriamo più, ragazzi. Vabbè ragazzi, ciao. Poi Domenico dice, ma il mio invito per Capodanno? Ma Domenico, non sappiamo neanche dove saremo a Capodanno, figuriamoci. No, io ho detto, se vuoi venire vieni, però non so neanche dove siamo. No, perché c'era la moglie che voleva conoscersi. E sarebbe carino incontrarsi, ma noi non sappiamo, ragazzi, dove io saremo. Io ti dico, non penso di passare la Turchia, da queste parti sarò, da Atene a Salonicco, to. Secondo me invece saremo già in Turchia. Dice, no, non per Capodanno, può darsi, Capodanno sì, Natale no. Chi lo sa. Vediamo. Pierangelo Sala, buon viaggio, ma dove siete? Grazie del buon viaggio, siamo attualmente in Grecia, riepiloghiamo. Siamo vicino al canale di Corinto, aspettiamo una cosa ad Atene che ci devono consegnare, non sappiamo quando, poi ripartiremo e stiamo andando in Turchia. Ciao Simona, bacione anche a te. Entriamo da Istanbul, poi verso nord-est, Safranbolu, fino a Tusa, poi Cappadocia, Konya, sud, poi risalendo, Pamukka, Efes, eccetera. Bel giro, noi probabilmente faremo magari il contrario, non lo so. Per adesso andiamo giù in costa. Non sappiamo ancora esattamente. Katia dice, un po' vi invidio, vorremmo anche noi vivere come voi. Qual è il segreto? Katia. Non c'è un segreto. C'è un segreto, bisogna essere prima di tutto convinti. Sì.
sia della scelta io... di dove vivere, sia come coppia sì. di fare questa esperienza. Poi c'è un per noi, almeno per me soprattutto, c'è stato uno scatto con un problema che ho avuto, che non sto a ripetere perché non è un problema, mi ha cambiato un attimino la visione della vita, diciamo così. E quindi poi devi prendere la decisione. Noi abbiamo avuto la fortuna che con gli anni di lavoro abbiamo risparmiato, fatto qualche investimento, quindi possiamo permetterci di viaggiare non spendendo molto e mantenendoci da soli, quindi una sorta di, chiamiamolo, prepensionamento. Se va avanti così dovremmo riuscire a farcela. Se non spendiamo 48 euro al giorno, ma 30 ce la possiamo fare. Quindi diciamo che abbiamo avuto questa fortuna nel mettere da parte soldi, non si sta partendo a palla il riscaldamento, sì, e quindi a prendere questa decisione. Poi come fare? Lo devi volere, cioè devi prendere e dire basta. Cioè per noi è stato così, un po' la pandemia ci ha spinto perché ci siamo sentiti come tanti, un po' chiusi. Ci sono persone qua, che non farò i nomi, che stanno decidendo e sono lì, lo stanno programmando. Ognuno di noi ha un attimino la sua spinta, la sua fiamma. Quando arrivi a quel livello lì devi dire basta. Però siccome... Se hai la fortuna, scusami, di avere una compagna come Marina che ti segue, che la pensa come te, gioco è fatto. È solo questione di dire, guardarsi in faccia e dire andiamo. E poi lo programmi, vendi casa, quello che vendi la macchina, quello che devi fare, compri il camper e lo organizzi. Ma la prima cosa è guardarsi in faccia e dire facciamo. Spero averti risposto, scusami. E adesso non mi ricordo più cosa... Adesso piango. Io non mi ricordo più cosa volevo dire. Che pesce rosso. Vabbè, allora dici qualche altra domanda. Vabbè. Dai, su. Parla, Ceschi. Ma si scriveva per consigli su guida elettrica, ma non mi avete letto, dice Pablo. Pablo, guarda, ci sono passati 1000 messaggi, ma quando io poi se sto parlando con voi e non seguo il computer, la guida, appena tocco i messaggi mi vanno giù tutti, ok? Quindi non riesco più a trovarli. Paolo, poi ascolta, se eventualmente è qualcosa, che è una domanda che vuoi fare a me, me la puoi o riscrivere qua, o se no mandamela veramente via mail, cioè in descrizione trovi il mio indirizzo email, comunque senzacap.mauri@gmail.com. E, insomma, ti rispondo. Mauri risponde a tutti. Domani ti scrivono in 190. Se rispondo. Facciamo la parte ovest, non verso la Siria, perché era un po' in subbuglio. Vediamo. Tutti in camper, dice, ma quanti gradi ci sono? Allora, camper oggi adesso. Ce n'erano 23, oggi pomeriggio, e adesso invece... 22. No, fuori. Ah, fuori? Tipo ce ne saranno 14 o 12, non lo so, aspetta. 12. Ce ne sono 12 fuori. E dentro 22, se sta morendo a caldo. Adesso dentro fa caldo, io sono quasi pezzata. Però Mauri voleva tanto tenere acceso il riscaldamento. No, è che per spegnerlo bene, devo accedere dal telefono. È meglio che non lo tocco, perché spegni la batteria. No, non ho già provato. Vabbè. Katia dice grazie della risposta, quindi abbiamo risposto. Noi l'abbiamo fatto, io sono partito con mia moglie in carrozzella, basta volere. Vedi Batuffolo 1, cioè allora quelli che fanno delle imprese sono quelli magari che hanno un, tra virgolette, problema fisico, quindi quelli che la maggior parte della gente considerano che non puoi fare determinate cose, se invece le riesci a fare è una grande conquista, no? Sì, per sì, noi sì, realmente sì. È stata soltanto la decisione, una decisione drastica, ok? Perché cambi vita, vendi tutto, non hai più una casa, devi affrontare tante cose, piano piano le affronti. Più che drastica, poi alla fine è stata una liberazione. Esatto, perché quello che volevo dire io è che è una decisione talmente drastica che se ti stai ponendo le domande se farla o non farla, sei convinto o non sei convinto, vuol dire che non è ancora il momento di farla così. Piuttosto prendi un camper e viaggi 6 mesi, poi 6 mesi torni a casa. Ecco, abbiamo conosciuto una coppia di spagnoli adesso, che loro lavorano 6 mesi all'anno, mettono a parte i soldi, hanno una yurt, hanno un campo, non so, fanno un po' di cose, no? E gli altri 6 mesi viaggiano, esatto, in un camper. Se invece ti sorge proprio questo sentimento che devi farlo e finché non l'hai fatto non ti senti, dici, ti senti libero quando finalmente l'hai fatto, allora sì che è il momento giusto per farlo, ok? Io la penso così, no? Sì. Perché questi cambi drastici che noi abbiamo fatto anche
già 10 anni fa, quando abbiamo mollato i nostri lavori fissi in Italia, siamo andati a aprirci un bar in Spagna senza sapere niente, senza conoscere nessuno. Quello anche è stato un cambio drastico, ma è stato proprio il momento in cui l'hai deciso e hai intrapreso la strada per farlo e hai mollato il lavoro vecchio e tutto, è stata proprio una liberazione. Non è una paura, un oddio devo affrontare, no, l'oddio devo affrontare delle cose nuove, sono degli stimoli. Sì, poi è una cosa, questa è una cosa bellissima, perché noi, bellissimo forse un difetto, no, però noi siamo con due persone che se ci fermiamo e iniziamo a entrare nella routine, iniziamo a annoiarci e proprio ci spegniamo. E quindi abbiamo fatto 10 anni fa quel grosso cambiamento, lasciando due lavori dove si guadagnava veramente bene. Se volevo fare i soldi restavo lì, però non era quello il mio obiettivo. E ci siamo dati questa spinta nel e ci siamo risentiti giovani, non so come dire, cioè rivitalizzi il rapporto, proprio la conoscenza di una nuova lingua, sfide nuove, sì. Banalmente fare la spesa in un supermercato, cioè con lingue e cose diverse, che prendere il burro salato è un attimo, no? Cioè per dirti, vabbè, fare errori così stupidi, ma sono stimoli nuovi, cioè sì. Che magari per altri esci dalla comfort zone, magari per altri è la cosa, dici wow, non lo potrò mai fare, è una cosa che mi spaventa, me ne sto a casa, no, sul mio divano e sono convinto, è bellissimo. Per altri invece è una prigione quella. Siamo proprio tanto tanto diversi con altre persone. Abbiamo degli amici. Abbiamo perso che, amici anche. Abbiamo degli amici che vanno in vacanza sempre nello stesso posto, perché a loro piace tantissimo ritrovare le stesse cose, cioè sapere già dove andare a fare la spesa, sapere già com'è fatta la città, sapere già. No, per noi no, cioè io quando sono in una città e la conosco come le mie tasche, non va più bene, cioè ho bisogno di vederne un'altra. L'altro giorno ho letto un commento su uno dei nostri video e ho detto: io ho 70 anni e il mio sogno è, sono un paio d'anni che sto guardando per prendere un camper, il mio sogno è andare a vivere da solo i miei ultimi anni della mia vita. Ma io ho detto: ma sei un grande. E noi abbiamo conosciuto viaggiatori che avevano 70-80 anni, sì, che viaggiavano soli o in coppia, per chi aveva la fortuna di avere la coppia, ma anche donne sole che viaggiavano, che ragazzi, cioè, erano felicissime, nel senso che stavano bene, li vedevi che erano liberi, li vedevi che avevano una giovinezza dentro che faceva paura. Ti ricordi quella coppia di tedeschi con quel camion vecchissimo? Sì, in Marocco. Quelli, cioè, che ci hanno regalato la mappa del Marocco. Esatto. E invece quei due che abbiamo conosciuto a Ifran, quelli che viaggiavano con la moto, sì, 80 anni con la moto. 80 anni ragazzi, 80 anni farsi le strade marocchine con la moglie dietro, e non una moto, era una Gol, una bella grossa, sì, tranquillo. A questo fatto anche proposito, piangere, guarda, la Valentina Birichina che ci dice: come fate a mantenervi così in forma, fisicamente e mentalmente? Fisicamente. Allora, magari mentalmente ci manteniamo in forma così, no? Facendo tutte queste cose nuove che magari ci mantengono un po'. Ma fisicamente, ma anche mentalmente, mi dà sempre del rincoglionito. Vabbè, ma adesso non è che posso dirlo davanti a tutti. Vabbè, ok, però me lo dici sempre. Magari lo dico nei fuori comunque, onda. Sto facendo adesso gli allenamenti proprio di brain trainer, proprio per cercare di svegliare un pochino più la mente. Insomma, anche funzionare un pochino, più che altro per la memoria. Come facciamo? La memoria, quindi nei prossimi video chi siete? Non vedrete più. Non vedrete più gli errori sul nome delle città di Mauri. No, quello no. Quello no, figurati. Per la ma memoria, non entra, ma no. Ma stiamo allenando la memoria per sapere i nomi dei... Ma neanche, porta. Il monastero. Ma non c'è monastero. Allora, stiamo caricando adesso la puntata che uscirà mercoledì, no? E sarà caricata forse entro mercoledì, non lo so. Speriamo. E niente, il monastero come si chiamava? Ma che ne so. Vabbè. Vabbè ragazzi, guardate sempre fuori onda. Comunque, dai, dammi la risposta. Cosa facciamo? Non facciamo niente, nulla. Ma non siamo in forma. Non siamo, no, fisica no, proprio, guarda, anzi, sono la forma peggiore della mia vita. Perché mi piace mangiare e mi muovo poco. Esatto. Il caldo mi aiuta, il freddo no. Esatto. Ci sono 2 gradi a Mantova. Però l'unica cosa che posso dirti è che sicuramente questi stimoli nuovi qua ti danno una spinta in più, questo sì, però e uscire dalla routine, comunque la routine ti ammazza, questo a me non è mia a idea. A noi. La mia idea, infatti. Mauri, hai comprato le catene per Bruto? Ma che... No.
vi dirò, noi davvero certe volte pensiamo di cambiare rotta addirittura, quindi figuriamoci se prendiamo le platine. Oggi stavamo guardando i traghetti per la Tunisia. Adesso andiamo a cagare tutti, ce ne andiamo in Tunisia. Ah, il programma è la Turchia, ma non è che abbiamo un programma fatto, stabilito. Cioè, potrebbero anche esserci delle sorprese, no? Per noi, vediamo. Anche per voi ovviamente, quindi non lo so dove andremo. 300 euro. Un po' caro, cioè solo andata, il Marocco era più economico, comunque vabbè. Allora. Mara dice, ma non è così impossibile, se vi stancate e ritornate su terraferma, come avete venduto casa potete sempre tornare sul fisso. Prima. Non abbiamo venduto casa, noi eravamo in affitto, quindi possiamo affittare da un'altra parte. Vero, Mara, di fianco a casa tua. Affittiamo. Si rompa le balle tutti i giorni. E poi tornare al lavoro fisso, ma sì, cioè volendo. Spero di no però ragazzi. Si può sempre cambiare, no? Noi sì. Stiamo facendo quello che ci piace, però non escludiamo. Sì, magari fra 3, 4, 5, 10 anni. Stiamo facendo qualcos'altro. Basta. Abbiamo conosciuto gente che si è iniziata a fermare. Sì. Poi dopo 6 mesi sono partiti, però vabbè. No, però si cambia anche mezzo, si cambia modo di viaggiare. Magari compreremo Brutto 2.0, 4 ruote motrici, lo Scania. Allora. No, non ti ho detto niente, non ti offendere, dai. Grazie per la considerazione, dice Paolo, ti scriverò perché siete persone speciali o piemontesi. E beh, certo, piemontesi sono... Basta là. Grazie Paolo, scrivici pure. Mara dice, il bello è provare a vivere in camper, che è una novità, che fare una vita ferma, che comunque tutti abbiamo fatto sempre. Esatto, questa è una grandissima novità, ma è soprattutto per noi la scoperta, no? Del modo in cui possiamo viaggiare a basso costo, ok? Abbiamo da anni ormai capito che questa poteva essere un'opzione, sì. E effettivamente... Come... Anzi, facciamo due calcoli alla mano. Affitto, 800, 900, 700, siamo lì. 100 euro di luce. Non lo so. Ormai più o meno. In Spagna sono 60 euro al mese minimo. 60 euro al mese. Acqua, 20, 30, 40 euro. Poi ognuno penso che ci sono dei prezzi che sono avvicinati. Chiaramente. Però di costi fissi, ma senza fare casa, hai già... C'è riscaldamento, non hai detto. Aspetta, infatti, no. Hai già 1000 euro. Più spendi ne altri 2000 euro in più d'inverno, per riscaldarti. Stai basso comunque. Sto basso. Poi, quando sei a casa, hai internet, 30 euro al mese, hai Netflix, 10 euro al mese, hai, che ne so, la Mediaset per vedere la Champions League, altri 10, 20 euro al mese. Noi abbiamo levato tutti questi costi fissi e abbiamo visto che mangiare, gasolio, sono le uniche due spese che noi abbiamo per adesso. Sì, tolte alcune piccole cose... annuali, che ne so, il bollo, l'assicurazione, la sanità, l'assicurazione magari di viaggio, dipende dove andate, che altro abbiamo? Vabbè, internet, ma quello è una cosa... Sì, i telefoni li abbiamo sempre. 6, però sono, cioè, levi veramente, noi abbiamo visto, abbiamo levato tante di quelle spese, e non eravamo già... Non ne avevamo molte, perché noi in casa ci stavamo poco, lavoravamo tanto, quindi internet in casa non ce l'avevamo finché non abbiamo veduto il ristorante. Ragazzi, ma ci siamo levati dei centinaia di euro che tutti i mesi uscivano, che abbiamo visto che banalmente con adesso 1000 euro possiamo vivere. 1200 nei paesi un pochino più cari, 800 nei paesi un pochino più... Adesso speriamo in Turchia di spendere meno, che dovrebbe essere più economica. Esatto. L'Europa ci sta ammazzando con i prezzi. Tra gli 800 e i 1200 è un budget mensile che è totale per tutti e due. Cioè 1200 euro vuol dire che fai un lavoro minimo online o hai una piccola rendita perché, che ne so, come abbiamo fatto noi, abbiamo messo qualche soldino... Scusate, troppo vomito. Qualche soldino da parte e riusciamo ad avere questo, punto. E noi quello che ci serve è questo. Ci siamo prepensionati così e basta. Prepensionato. Io lo chiamo un prepensionamento questo qua. E per quanto riguarda le persone lasciate a casa, come avete risolto? E le abbiamo lasciate nel 2013? Esatto, purtroppo niente, come è risolto? Cioè, innanzitutto videochiamate a go-go, poi le persone abbiamo lasciato a casa, purtroppo qualcuno se n'è anche andata. E niente, la vita ragazzi, cioè, come posso dire? Ci sono a volte questi, fra virgolette, limiti che ci poniamo, però anche i nostri genitori o i nostri fratelli o sorelle hanno fatto le loro decisioni, si sono sposati, sono andati a vivere da qualche parte, hanno fatto una carriera, un lavoro, magari si sono spostati da altri paesi, l'hanno fatto magari addirittura prima che nascessimo noi.
si fanno delle scelte nella vita e si prendono determinate decisioni, non si può. Noi dovremmo, da un lato, noi italiani dovremmo prendere un pochino dai paesi nordici, dove la famiglia c'è, ma è lontana, cioè è un pochino più, come posso dire, singola, svincolata dal legame familiare, ok? Con questo non vuol dire non volere bene alle proprie familiari, assolutamente, anzi, è che passi la qualità, cioè passi il tempo assieme a loro di qualità, non ti vengo a trovare tutti i giorni, io ho degli amici che vanno tutti i giorni a mezzogiorno a mangiare a casa della mamma, bello, però vai lì, sì, come è andato oggi, comodo. Ciao, sì, però, vabbè. Cioè poi io non voglio entrare nelle dinamiche di ogni singola persona, però come fai? Ognuno poi ha le proprie esigenze, le proprie priorità, no? Certo. Secondo me. E per quanto comunque sia difficile andare lontano e non avere più la propria famiglia, i propri amici vicini, che sono poi le sicurezze, no? Quello che noi, la comfort zone. Quello che noi vediamo un po' come comfort zone, come sicurezze, ci dispiace lasciarli andare anche per noi, perché non abbiamo più quelle sicurezze lì, no? Certo. Grazie, io anni fa quando sono andato. La priorità per noi è un'altra, no? Viaggiare. Esatto, e quindi alcune cose le devi mettere in conto. Certo, io mi sono trovato, come stavo dicendo, anni fa a piangere da solo in un parcheggio a Marbella. Ho detto, ma che cacchio faccio qua? Poi ti rimetti un attimino su e dici vai avanti, perché poi le esperienze che fai dopo ti ripagano. Purtroppo bisogna a volte rinunciare a qualcosetta. Sì, ma probabilmente se rimanevamo a casa, avevamo le famiglie vicino, eravamo tristi. Gli amici, i nipoti e tutti i vicini che puoi vedere tutti i giorni, però poi magari alla sera quando tornavi a casa ti facevi un pianto che dicevi ma che cacchio di lavoro, che cacchio di città dove sto vivendo. E allora a questo punto almeno scegli quello che vuoi fare, no? Che non per tutti deve essere per forza così. Assolutamente. Però quanti anni avete? Io non te lo dico. Io classe 1970, Marina classe 1980, 10 okay, anni di differenza. Fate voi i calcoli. Me la sono preso giovane. Dai che dimostra meno anni lui di me, no? Sì. Sento tutte le c'è la sveglia che dice devo andare a dormire, figurati se non sono anziana. La Betta, camperisti da tempo, abbiamo comprato un camion e inizieremo a allestirlo. Bravi. Domenico, quasi quasi vi seguo col mio camper, posso? Domenico, non sappiamo dove saremo, lo ripeto, e non posso programmare perché i nostri programmi se ne vanno tutti a quel paese. Homer on the road, buona serata a tutti, scusate il ritardo. Ciao Homer on the road. Nel calcolo manca l'immondizia. Ah, è vero. Ah, è vero, la tassa sulla spazzatura, cavoli, adesso costano tantissimo. Ma non abbiamo detto neanche altre cose, IBI, la IMU. Sì, poi se sei proprietario, ce lo stai, spese condominiali. Ah, esatto. Tassa del comunale. Daniele ed Eleonora, futuri full timer, ciao. Bene, Daniele ed Eleonora. Ho fatto questi conti mesi fa, mi si è aperto un mondo, si può vivere meglio e con meno, esatto. Attenzione ragazzi, noi stiamo conoscendo persone che hanno deciso di chiudere casa, dar via tutto, prendere camper e ficcarlo davanti all'azienda e vivere lì, in camper. Ci sta. Io mi ricordo anni fa, Segrate all'IBM, c'era un dipendente che era stato, non so, si è separato con la moglie, non aveva più soldi, un camper davanti all'azienda. Basta, viveva così. Sì, sono scelte. Capita. Pablo dice: attenzione che in Turchia c'è svalutazione, i prezzi stanno aumentando a dismisura. Sì, abbiamo visto e sentito. Anche la benzina. È dal 98 che lavoro a Bursa, state lontano dalle città. E occhio alle fregature che si divertono con i turisti. Questo vale un po' per tutte le grandi città. E che comunque noi di solito evitiamo le grandi città. Sì, se proprio non dobbiamo andare, che ne so, in qualche negozio magari specializzato o a vedere qualche monumento particolarmente famoso. Andata e ritorno, e di solito cerchi di parcheggiare dove sia possibile. Ecco, in questo caso Park4Night ci viene sempre in aiuto con tutto quelli che sono i commenti dei vari viaggiatori. Dicono questa è una zona più sicura, questa è meglio non andare, hanno rubato lì. Ipotesi in questa zona qua abbiamo invitato. Sì, ma anche il tuo fiuto, eh? Sì, lavoravo in IBM. Ho lavorato anche in IBM. Lavoravi in IBM, sì. Sì. Batuffolo anche del 70 come te, dice. Bravo Batuffolo. Ok, vado con una delle ultime domande. Sì. Che documenti? Perché, ragazzi, in 2 ore abbiamo già fatto. Ah sì?
Poi come passa il tempo quando ci si l'ora diverte. Più tutte le stronzate che abbiamo fatto prima, però vabbè. Ci saranno due live registrate, ma vabbè. Che documenti servono per la Turchia? Non lo so. Come al solito andiamo alla bersagliera, senza sapere. Noi andiamo. Allora, assicurazione, abbiamo verificato del mezzo, copre anche la Turchia, quindi la carta verde. Esatto. Controllate sulla vostra carta verde. Patente, la nostra è ancora valida in Turchia. Passaporto. Ce l'abbiamo. Assicurazione sanitaria. Assicurazione sanitaria, beh, quello è sempre meglio averla. Infatti noi stiamo valutando, noi abbiamo una spagnola che è un po' per le emergenze. Stiamo valutando eventualmente di farne una un pochino per i viaggi. Quella è proprio apposta per i viaggi. Dai, smettila di farli sbadigliare. Dai, sto scherzando, non è vero. No, per una di quelle per i viaggiatori, ok? Ma che ti proprio sbadigli? No, non voglio sbadigliare, scusami, sono qua impegnata con i miei amici. Con i tuoi amici. L'assicurazione, stavo dicendo, l'assicurazione. Stiamo valutando se farne una. Sì, ne abbiamo viste diverse, ci sono alcuni viaggiatori, però più o meno sono intorno al 1000 euro all'anno in due. Sì, però si possono fare anche per un tot di mesi e per un paese specifico. Per esempio, invece di farne una per tutto il mondo per un anno, magari potremmo farne una per 3 mesi solo per la Turchia, tanto per iniziare a vedere come va, ok? E poi decidere, perché non sappiamo bene se rimarremo in Turchia continuativamente o se usciremo e poi rientreremo. Non voglio dire altro, anche perché non lo so, quindi vedremo. Magari facciamo un'assicurazione più breve. Lo so, è anche lì da decidere. Okay. Altri documenti non ne servono, no. Non ne servono, va bene così, quindi è anche facile. La frontiera non so come sarà, ma vedremo se riusciamo a mettere il telefono da qualche parte come al solito, magari in alto, il nuovo attacchino sopra il parasole. Posto per il telefono, vediamo. Vedremo. Leggi. Paolo Raffaelli, buonanotte. Beh, Raffaele, mi sa che tra un po' salutiamo tutti, perché ragazzi... C'è qualcuno che secondo me si è già addormentato sul divano. Sì, quelli che l'hanno lasciato la chat accesa, no? Non rispondono più. Allora, buonasera ragazzi. Secondo voi qual è la ricetta di un rapporto armonioso e sereno, oltre che felice, come il vostro? Grazie, in bocca al lupo. Ostia. Cioè, tu all'ultimo arrivi con una domanda una così. Una domandona. Vabbè. Vabbè, abbiamo risposto prima, non lo so, non c'è... Ognuno di noi ha il suo segreto. Abbiamo fatto pratica litigando e sì, poi dimenticando. Ecco, forse è una cosa essere veri, perché se inizi a mentire, dopo un po' vengono fuori queste cose. Io sono sempre stato un pirla così, lei lo sa, dal primo giorno, cioè non ho mai cambiato. Quindi probabilmente lei si è abituata a me, io mi sono abituato a lei, non lo so. Per abitudine, ma che cosa brutta da dire! No, ma però, appena detto no, che l'abitudine uccide. No, però adesso parte gli scherzi. Ti faccio dormire fuori stanotte. A parte gli scherzi, secondo me l'essere sincero è la prima cosa, ma questo in generale nella vita. E poi parlare, comunicare, diventare complici uno dell'altro. Sì, sicuramente. Comunque ragazzi, si stanno addormentando un sacco di persone. Ragazzi, visto che tu sbadigli, stai facendo addormentare anche gli altri. Sei orgoglioso del tuo pizza? Sei orgoglioso del tuo. Mi piace. Anna 70 e 63 in pensione ci salutano. Augusto e Anna, ciao. Fede, mi sono ispirato a te, questo. Spero che ti piaccia. Allora, ciao, viaggiando come voi, che conto avete, che costi all'estero per i prelievi? Roberto, in descrizione dei video tutti c'è la Revolut, che praticamente ci dà dei prelievi gratis all'estero, quindi paghiamo con carta, ma quando abbiamo bisogno del contante preleviamo con Revolut. Sì. C'è il link in descrizione. Per adesso il contante ci è quasi mai servito. Solo in Albania, per il resto si paga con carta. Poi, prima di prendere Homer, ho visto i vostri video all'inizio, ero un po' scoraggiato per tutti gli interventi che avete fatto, ma poi, visti i risultati, ho preso il mio primo camper. Bravo, Homer. Bravo. E c'è Marina G. Godino, dice, mi spieghi come si fa ad eliminare la residenza fissa? Marina, non è il nostro caso. Noi abbiamo la residenza ancora in Spagna, però so che ci è riuscito... Perché chi era?
Cioè, se tu guardi su dei forum su Facebook, tipo camperisti squattrinati, queste cose qui, si parla molto spesso di come fare a ottenere la residenza fittizia. Dipende un po' da com'è il tuo, la tua situazione. Se tu non hai una casa, ma vivi in un camper, però magari vivi stabilmente, che so io, a Roma, dico io, in zona così, vai al comune e puoi prendere la residenza fittizia. Ho letto altra gente che scrive, quindi non so esattamente, però che il comune è obbligato, insomma è un diritto del cittadino avere una residenza, quindi ti devono dare un posto dove poter ritirare la posta, che sia il comune, che sia un'associazione, ci sono tante possibilità. Se invece viaggi itinerante dovresti tentare con quella, non si chiama più residenza fittizia, ma si chiama in un altro modo, che comunque ti dà la possibilità di essere raggiunta tramite indirizzo PEC o mail, comunque una cosa del genere. Sì. Più che altro il problema sono le comunicazioni, quelle fiscali. Esatto. Fiscali non devono sapere dove trovarti in caso di comunicazioni. Ma poi, perché devi dare una residenza? Parigi e ciao. Perché ti devono trovare. Ma chi se ne frega? Devono trovarti fisicamente, ti devono venire a prendere, capito? Comunque, vabbè, non è il nostro caso, non vi possiamo aiutare più di tanto su questa Salvatore cosa. È ancora sveglio, quindi potremmo andare avanti un paio d'ore ancora. Ma poi facciamo un... Hai la Revolut Metal e usufruisco anche dell'assicurazione sanitaria all'estero. Ma dai! Sì, ho letto, però non... Noi abbiamo quella base, non abbiamo fatto quella. Non sapevo che avesse un'assicurazione inclusa. Sì, ha alcune cose, però non copre tutto, credo. Ciao Tiziano, loro sono del VCO. Ciao. Del VCO? Sì. VCO cos'è? È la mia provincia di vicino a Novara. Vercelli? Vercelli o... Fabiola dice anche BBVA. Che ti dà un'assicurazione. Sì, noi abbiamo quella. Sì. Che però è la Sanitas. Suoi. Spagnola. Cioè, BBVA è una banca spagnola. Adesso è arrivata anche in Italia. Noi sono 10 anni che lavoriamo con BBVA. E abbiamo un'assicurazione con loro stipulata in Spagna. Che è la Sanitas, che copre in Spagna tutto. E all'estero? All'estero solo le emergenze per un 12.000 euro. Poi devi rientrare in Spagna per eventualmente farti curare. Esatto. Quindi... Però ci sarà anche in Italia l'opzione, penso. Certo. Che comunque è ottima, Anche se ci sono molte cliniche in Spagna, qua non lo so. C'è una coppia di ragazzi italiani che l'hanno fatto. Sono toscani e hanno fatto residenza fittizia, vedi? Ce ne sono tanti. Perché avete preso un motorhome e non un camper? Valentino Albanese. Abbiamo preso Bruto. Colpa sua. Perché ci piaceva com'era la disposizione interna. Perché gli piaceva, come ha deciso lei. No, beh, io gliel'ho fatto vedere, stavo cercando alcune cose. E poi, non so perché, questo vintage... Ragazzi, prendere un camper moderno, turbo, tutto super figo, allestito, bello. Lo porti anche in giro al... come posso dire... che so, in Marocco, bello, ma chi è che porta un cosuccio così, un gioiellino così vecchio di 43 anni al confine del Tropico del Cancro? Pochi. Cioè, il bello è anche la sfida, no? Di portare questa cosa vintage in posti dove altri non ci arrivano. Ma forse guarda che è Brutto che porta in giro noi, non siamo scuro, noi che portiamo in giro Brutto, scuro. Così, è bello. Allora, Daniela, e poi gli spazi saluta. Che questo non quelli nuovi non li hanno. Marina G ci saluta. Daniela dice che ha seguito tutto e non si è addormentata. Brava, Andrew dice che la Revolut Premium lì ha anche Tinder. Ma noi dai. Chissà mai se può servire nel futuro. Spero ma di no. Non c'è un gruppo di età papabile per te. Su Tinder. Roberto ha acquistato un motorhome del 92, suo sogno, segue tanti viaggiatori e noi abbiamo una marcia in più. Grazie Roberto. Domenico dice che merendina Berbagno Cusleossola. Berbano Cusleossola, non l'avevo capito. Pensavo Vercelli. Il vintage è bello, il mio è del 92. Vabbè, il nostro è vintage, ma è l'importante appunto è che è tutto meccanico, quindi si può riparare anche con lo scotch americano, come ci è successo appena arrivati in Marocco. Perché ci vergogniamo? Dove? Qua, questa. Sergio e Mary, noi vorremmo fare il giro della Spagna con il nostro trentennale, ma ci vergogniamo. Perché vi vergognate? Non sapete cosa c'è in Spagna? Trentennale è nuovo, è giovane, cioè un ragazzi, camper del 90. Gli spagnoli su questo, allora ci sono anche lì camper fighi, ma tanta roba vecchia che gira in Spagna, ma tanta ce n'è,
ma gente che no, fatelo. E poi soprattutto il sud, l'Andalusia, Algarve, se volete andare verso, state, perché è bellissimo. Guarda. Anzi, beccatevi i paesini quelli piccolini dove vi fermate alle 5 del pomeriggio, apparecchiano le piazze, tirano fuori i tavolini, prima non c'è nessuno in giro perché è il caldo, e lì vai giù di birra e tapas, beh, andate. Che sì. Vergognarvi. Si però il camper altri. Del 90 in Spagna è una roba nuova, sì, infatti. Perché là non hanno le macchine Euro 5, ragazzi. Vai tranquilla, che è bellissimo, che se devi vergognarti, ma si devono vergognare gli altri. Gli spazi sono vitali, vivendo in camper, infatti noi spesso ci dividiamo tra la nostra stanza dietro e la stanza davanti, quindi possiamo anche dormire separati. No, qua ragazzi, cioè, non, spazio non veramente non lo cambierei con niente, no. Oh, i grandissimi, bello vedervi, ciao Bradipando in giro. vai lento anche tu, mi sa, con questo mi nome sa che ci supera anche Bradipando. Salvatore Bova ha un van dell'89 Mercedes Vito. Bella. Isidoni ne ha uno dell'84 girato la Francia. Bravo. Andrew Travel vorrebbe piacere fare questa sfida con quello che ci vogliamo costruire noi. Eh sì, beh certo, se ce ne costruisci uno tu è certo. Ancora doppia soddisfazione. Certo. Domenico, buonanotte. Vabbè, Domenico, buonanotte. Avevo l'ultima domanda, anche se più o meno abbiamo già risposto. Cioè? Dove festeggiate il Natale? Da qualche parte, fra la Grecia. No, penso che dovremmo essere in Grecia perché dovremmo aspettare un paio di amici che saranno già andati a dormire anche loro. E quindi, se tutto va bene, ci incontriamo, magari festeggiamo assieme il Natale. Probabilmente in Grecia. Allora, io volevo già fuggire in Turchia perché volevamo già essere là il mese scorso, io vorrei già essere là. Però, dobbiamo aspettare una roba che arriva ad Atene, poi andiamo più in su. E se dovessimo passare in Turchia per Natale non potremmo festeggiare. Purtroppo in Turchia non festeggiano molto, cioè ovviamente sono musulmani, c'è anche una grossa tribù, stavo dicendo, comunità di cristiani, però ovviamente non è come qua, ecco. E poi voglio dire, dovresti penso anche conoscerli, no? Conoscere qualcuno, i cristiani avranno magari qualche quartiere in cui non lo so. Qualche chiesa o qualcosa che festeggiano, però è uno dei paesi dove festeggiano meno. Però, quindi Mauri preferirebbe rimanere in Grecia, no? Perché prima ha detto che è il Grinch, però il Natale lo vuole comunque. No, io non lo voglio festeggiare a Natale, non me ne frega niente. Allora. Però magari arrivano degli amici. Ma, niente. Ma tu perché vuoi stare con gli amici? Sì, ma vabbè. Quello non importa. È una scusa per mangiare. Quello si fa tutti i giorni, ragazzi. Però ti mando in giro, dice, con il frigorifero da casa. Come vi trovate con consumi ed altro? Da Dio, ho appunto l'inverter dedicato a 1000 watt che consuma lui neanche, non arriva neanche un ampere, quindi acceso, perché devi tenere in considerazione anche quello. E 60-66 watt il frigo, che si attacca, si stacca. Raffredda da Dio, abbiamo anche un piccolo congelatore che ghiaccia bene, noi l'abbiamo sempre tenuto al minimo anche in Marocco, cioè non siamo mai permessi di alzarlo un attimo perché veramente va bene, congela, sì, tutto, congela. È come se fosse un congelatore, è proprio ben coinventato. L'unica cosa, appunto, prendine uno che abbia una buona coinventazione e su quello, guarda, non avrai problemi, almeno noi non abbiamo avuti. Sì. Consigliatissimo. Giorgio Di Simone ha un Heimer dell'88 e mi trovo a buon punto per seguirvi. Mara chiede: i greci come vedono un italiano che va lì? Bene, dicono una razza, una faccia. Sì, tipo fratelli, sai, tutti siamo uguali, siamo. Sì, sì. E tra l'altro abbiamo conosciuto appunto questa coppia in cui la signora è di Atene, sì. E lui era di Umbro. No, Rimini. Di Rimini? Sì, sì. Ah, però poi hai detto che è vissuto per sì, perché non mi ricordo. Sì, sì, sì. Comunque, vedi, che si sono sempre conosciuti all'università. No, sai, ci si trova bene comunque tra greci e italiani, no? Siamo uguali. A parte la lingua, non si capisce però. Battufolo, ma in Turchia non avrete freddo? Allora, prima di tutto andremo nella parte più a sud. Possibile. Quindi zona Antalya. Cipro. Possibilmente traghetteremo anche per Cipro, se a un certo punto sarà possibile. Quindi freddo non dovremmo averne. È comunque una temperatura abbastanza primaverile, a meno che non venga una perturbazione come in questi giorni. Poi, seconda cosa, noi abbiamo dei sistemi di riscaldamento in camper. Ne vuoi parlare o vuoi dormire? No, dormo.
Mauri ha anche il cuscino qua sotto, voi non vedete, ma c'è un cuscino. Sono comodo. Allora, no, ma in sistemi di riscaldamento abbiamo ovviamente il Cilebasto e la EcoFlow. E adesso in questo momento stiamo usando appunto l'EcoFlow proprio perché in camper non voglio affumicare quello di fianco, perché comunque, sì, scusa, in campeggio non posso affumicare quello di fianco, oppure quando siamo in città, magari parcheggiato dove non hai problemi di emissione, non lo accendo se è possibile. Quindi utilizziamo l'EcoFlow, che devo dire palla grande. E stiamo scaldando, adesso sono 23 gradi e fuori 12, forse anche, sono anche abbassati. 12 giusti ce ne sono. Quindi utilizziamo quello. Poi io ero distratto perché stavo leggendo lì che mi facevano una domanda. Che frigo avete? No, a parte il frigo, prima. Se non sbaglio non avete mai parlato come funziona il vostro impianto depurazione acqua? Non ce l'abbiamo, no. Semplice. Beviamo le bottiglie comprate al supermercato. L'unica depurazione che abbiamo dell'acqua è quella per la doccia, esatto. Per il riciclo. Esatto. E poi vabbè, un filtro quando carico l'acqua per i sedimenti più grossi, ma no, insomma non è che ferma tanto. Fermerà il moschino. Magari beviamo anche quello. Ma sì. Fede dice, il nostro Heimer è del 91. Lo conosciamo. Lo conosco bene. Che frigo avete? Un frigo da 86 litri. Della? Corberò. È una marca spagnola. Una marca spagnola. Ho pagato 109 euro. No, di... forse un po' di più. Vabbè, sì, forse perché l'hanno trovato. Comunque, lo trovi anche nei supermercati. Abbiamo quello... preso un tipo un Conforama. Sì, quello alto, cos'è, un metro per profondità 50. Ma va benissimo, va benissimo. Non è un metro, è 86, sì, 85. Vabbè, 86 centimetri per 50. Da sotto, sotto piano cottura, ecco. Sì. Okay. Poi, quanti ampere di batterie e quanti watt di pannelli avete? 400 ampere ora di batterie e 600 watt di pannelli, che sono pochi, l'ho detto prima, ma voglio aggiungere almeno altri 200, ma vediamo. Vedremo, vedremo. Sto anche trovando un'altra soluzione. Come va con l'impianto di filtraggio acqua? Non abbiamo impianto di filtraggio acqua noi, se non quello, ripeto, della doccia. Ne volevo mettere uno, l'ho detto prima, solo che ho un amico che fa questo di lavoro, mi ha detto, guarda, ci sono 27.000 impianti differenti, chi più, chi meno funzionano. Mi fa, ma ti faccio vedere una cosa che ho smontato. E su un filtro mi ha tirato fuori di una famosa marca americana, mi ha detto, attenzione, questo filtro può provocare cancro, perché ha dei residui dentro che nel filtraggio possono passare. E mi ha detto, fai tu, pensa tu. Quindi... per adesso non lo mettiamo. Simona dice, noi super amanti delle isole greche, meraviglia. Ma che noi le abbiamo visitate, viaggiate. Le isole le abbiamo visitate. Sono state le nostre prime vacanze che quando eravamo... giovani. Giovani. Quando eravamo giovani. Giovani in motorino, visitavamo tutte le isoline. Ma infatti era tanto che non venivamo in Grecia, perché poi noi abbiamo sempre lavorato d'estate con il ristorante. Quindi infatti abbiamo passato il confine, ristorante. Mara, cosa dice? A proposito di lingua, visto che è un po' che girate, che lingua state usando di più in generale? Qua inglese, assolutamente, perché e lo parlano bene. Bene, sì, quasi tutti. Tutti. Cioè, sì. Difficile che non... Sì. Però, sorprese, anche tanti parlano italiano. Vero. Anche la signora qua del ristorante di stasera ci ha parlato in inglese per tutto il tempo, poi a un certo punto ha detto... io posso capire italiano, ma non parlo bene. Già la faccio, parlo meglio che il greco. Meno male che non abbiamo detto niente strano. Ma basta, cacchio. Allora, Tiziano ha già fatto anche lui il giro da Trieste e Peloponneso. Ciao, Bradipando, dice che siamo forti. Donatella, un Granduca Pegas del 92. Per carità, meglio le bottiglie. Ah, che beviamo l'acqua delle bottiglie. Sì, 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 sì. Per bere beviamo quella, poi quella che carichiamo dalle fontane la usiamo, sì, che lo per lo lavare so. La verdura, ma per, ragazzi, farci il tè, per fare la pasta, allora, però una volta che è bollita. Parliamoci chiaro, è vero, non andiamo a beccarci qualche bel bicio. Il bicio. Sì, in spagnolo bicio, qualche bel vermiciotto, come si dice, battere. Ok, si evita, però ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, anni fa abbiamo bevuto l'acqua delle rogge, cioè, non è che, insomma...
anche in Marocco, cioè ti mettono dentro il ghiaccio, ragazzi, cioè lo bevi. Abbiamo sempre bevuto noi il ghiaccio, anche quando siamo stati in paesi asiatici, abbiamo bevuto il ghiaccio in Thailandia, che non si dovrebbe. Colombia, cioè in mezzo alla giungla, il ghiaccio, cioè, ragazzi, una cagata la fai. Io penso. Cioè, rinforzi anche il sistema immunitario. Esatto, io penso che noi abbiamo, in questi anni, siccome abbiamo sempre provato di tutto, abbiamo un po' incrementato la nostra flora, i nostri batteri, no? Perché non è che l'acqua è buona o è cattiva, attenzione, se l'acqua del Marocco vi fa male è perché voi non avete gli anticorpi per combattere i batteri che ci sono lì dentro. Loro la bevono tranquillo, non stanno male. Magari loro starebbero male con la nostra in Italia, no? Perché... Cioè, quello che dico è, se non è acqua contaminata che dentro ha un batterio mortale, ovvio. Ok, ma quello magari forse in Africa, dove c'è il cadavere della zebra lì, non lo bevo, chiaro. Però quella che esce nell'acquedotto, se posso la evito e bevo l'acqua. Però se mi lavo i denti o lavo la verdura, ripeto, al massimo, cosa è già successo, passi uno o due giorni, ti fai un antibiotico o ti prendi un anticaccol. Medicina. Il porta secche. Il caca stop. Imodium, no? Quello okay, famoso. Okay. Facciamo pubblicità, esatto, alle medicinali. Insomma, la passi, via. Poi serve, depura, purifica. Vabbè. Allora, ragazzi, volevo dirvi una cosa. Grazie di essere stati qua con noi nel secondo link della seconda live. Terzo link, voi non sapete, ma ne abbiamo fatti due e mezzo così. Per noi è un'ora in più di voi, quindi se voi avete sonno non vi immaginate noi. Non sono. Per noi sono le 11:30. Noi dormiamo alle 9:30. Oh, ragazzi, ecco una cosa che stiamo, che questo lo devo dire, una cosa che stiamo facendo rispetto, cioè quando eravamo in Spagna, noi, che ne so, ci alzavamo alle 9 del mattino, abituato alle 10, anche abituati al ristorante, e andavamo a dormire a mezzanotte, l'una, e cenavamo alle 10 di sera, per farvi capire. Qua, ragazzi, mi sembra di essere in ospedale. Ci alziamo alle 7 del mattino. Abbiamo dei ritmi. Poi non è che proprio ci alziamo alle 7, diciamo che ci svegliamo alle 7. Però i bioritmi vanno con il sole. Mezzogiorno e mezza, mangiamo. 7 mangiamo, cosa che io non lo facevo da una vita. Mi alleno un sonno. È così. Comunque, adesso abbiamo praticamente terminato le domande, qui ce ne sono ancora due o tre vostre. New Life Car, posso sapere quanto avete pagato brutto? C'è un video dedicato che spiega esattamente quanto costava e quanto abbiamo poi speso, che sì, è il più interessante. Vado a vedere, perché detto così il prezzo lascia il tempo che trova. Esatto. Quindi vai a vederlo e vedi poi, anche perché. Non hai pensato a mettere un depuratore osmotico? Magari sì, lo... Sì. Ne ho visto un altro a stadi differente, quindi lo sto studiando, però anche lì voglio avere certe garanzie. I prezzi in Grecia ve li hanno già chiesti, abbiamo detto noi prima che è uno dei paesi dove stiamo spendendo di più, stiamo spendendo in media 41 euro al giorno, che è tantino, sì, tantino. Sì, sì, sì. È cara la Grecia, forse più che l'Italia per alcune cose. La spesa costa come in Italia, la benzina costa come in Italia. Un po' meno. Sì, vabbè, 10 centesimi meno, sì. 1,6. Però in alcune cose è molto più cara che l'Italia, però... Poi, come si stava in Spagna, quale posto consigliate per noi come una gita fuori porta? Dipende, che tipi siete, avventurieri? Ma gita fuori porta, quindi magari facciamo una settimana, potete fare il giro dell'Andalusia. Uno dei fai più classico, belli. Classico, sì. Cordoba, Granada, Siviglia, Malaga, Marbella, bello. Fra Alcazaba e... Oddio, come si chiama quella... L'Alhambra, che è bellissima. Bellissima, la Alcazaba di Malaga. Quello è un bel giro. Tutti i caschi antichi, i centri storici. Puoi fare un giro sia turistico che non gastronomico. Che sì. Sono le tre. No. Ragazzi, ultimo, leggiamo il 2-3 e poi ci salutiamo. Notte. Quando pensate di organizzare il prossimo raduno in Italia? Ma noi non pensiamo di venire in Italia a quando bere. Torneremo, ma ci vorrà minimo un anno e mezzo. Se torniamo minimo. Per un paio di giorni per i genitori, non penso. Faremo dei raduni. Ciao Gabriele, notte anche notte, te. Notte. Pippo notte. Pippo è il migliore. Pippo è il migliore, grande, sei il migliore.
ragazzi, Maio 58, Massimo Oria, ciao a tutti ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Grazie, scusate dell'inizio incerto, però vedo che poi alla fine siamo, insomma, rimasti qua. Siamo un bel condominio, come diciamo sempre. Esatto, benvenuti nel condominio, faremo un'altra straordinaria, speriamo magari dalla Turchia se riusciamo a trovare una buona connessione, magari arriva a gennaio o febbraio, speriamo, insomma, vediamo come ci sistemiamo, come ci organizziamo, che connessione avremo, e poi vi faremo sapere. Se ci seguite sugli altri social, saprete tutte le novità. Chi non si è iscritto si iscriva, anche i social. Mi raccomando, se avete bisogno dei link, andate in descrizione di qualsiasi video, ci sono tutti i link. Adesso potete vomitare un'altra volta perché Mauri inizia a muovere il telefono. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Mi raccomando, mercoledì la puntata. Vediamo se riesco a spegnere. Ciao.